Buonasera, benvenuti a Medicina Amica. Come sempre siamo in diretta ed è questa una delle primissime puntate dell'anno, quindi sono veramente molto contenta e anche emozionata di ospitare un medico che per me è un graditissimo ritorno. Sono circa 10 anni che non ci vediamo più e lui è rimasto immutato. Del resto immagino che abbia un'ottima genetica, visto che il dottor Gabriele Restori ha un papà ultracentenario, che è anche il più anziano geometra italiano, vero? La persona iscritta da più tempo nell'albo dei geometri, tuttora attivo a 104 anni, tuttora patentato e in piena attività. Abbastanza. Bene, quindi diciamo che è spiegato il mistero perché chi di voi si ricorderà il nostro dottor Restori, ospite di Laboratorio Salute, potrà confermare che per lui gli anni non passano. Del resto, no, non passano, dottore. Insomma, Lievemente, così ecco. deve essere. Il tempo deve essere lieve Sì, su di noi. certo, Molto sì. bene, anche su di voi naturalmente, cari telespettatori. Allora, due parole sulle qualifiche del dottor Restori, che è un medico molto apprezzato nel territorio di Parma e ora vedo anche Trento, no? Ha esteso la sua attività. Molto conosciuto anche per il suo iter. È partito ed è tuttora un cardiologo, un ottimo internista, anche per molti anni un medico dedicato alla medicina d'urgenza, al pronto soccorso, quindi diciamo agli eventi più drammatici, più acuti. E nel corso della sua vita però ha sviluppato questo interesse e quindi ha attivato moltissimi studi, dottor Restori, in campi molto diversi, quindi l'omeopatia, l'omotossicologia, l'alchimia, di cui abbiamo parlato molto in passato, il laboratorio Salute, è anche medico funzionalista, esperto ovviamente di medicina naturale e terapie di biorisonanza. Questa sera, dottor Restori, lei ha scelto questo titolo abbastanza enigmatico, Nuove chiavi di lettura della malattia, ma so che parleremo di fisica Fisica quantistica. quantistica. Benissimo. Perché? Beh, diciamo, la fisica quantistica rappresenta la fisica moderna e quindi è l'evoluzione, se vogliamo, della fisica meccanica che era nata, diciamo così, da Galileo in avanti, Archimede e quant'altro, che studiavano più che altro le leggi fisiche, leggi che riguardavano la materia fisica, la materia visibile, che ovviamente è la cosa che impatta di più. E quindi è stata sviluppata questo filone, diciamo così, di relazioni che legavano lo stato della materia. La fisica quantistica invece si occupa della parte non visibile della materia, ovvero sia di quella parte che circonda tutta la materia creata e che chiaramente la determina, ma non è visibile dai nostri sensi, nel senso che con i nostri cinque sensi possiamo percepire, diciamo così, forse un 5%, diciamo, della realtà creata totale. E quindi anche la fisica meccanica alla fine, diciamo, è molto ridotta dal punto di vista del suo impatto generale, proprio perché la fisica quantistica è quella branca della fisica che riguarda appunto la parte non visibile della materia. E quindi da lì si è sviluppata con queste conoscenze una parte appunto che è la medicina quantistica che, diciamo, adesso è abbastanza sotto indagine, diciamo così, abbastanza sulla cresta dell'onda, proprio perché si presuppone e si propone di modificare quegli aspetti energetici che documentano e manifestano, si manifestano poi con la malattia fisica. Quindi diciamo che la malattia fisica ha delle coordinate occulte, non visibili nei campi energetici. Quindi diciamo che la malattia nasce primariamente negli aspetti non visibili per poi diventare successivamente una parte visibile del Certo, per quadro. poi esternarsi e quindi rendersi Esattamente, palese sì, con tutti i suoi esattamente, sì, aspetti esattamente. negativi. Ecco, io credo Infatti, che il fatto che lei abbia aperto con questa slide, che dice che salverà il mondo la fisica, vuol dire che lei ci crede molto, eh? Sì, salverà il mondo perché purtroppo, il nostro mondo è un mondo che non è più a misura d'uomo, è un mondo che è completamente, diciamo, alterato nella sua struttura e questa alterazione, diciamo così, la paghiamo tutti quanti noi.
Poi parleremo anche del concetto del piano inclinato, spiegherò cos'è questo piano inclinato. Nella scaletta, quando ho letto, mi sono molto incuriosita. Come voi, cari telespettatori, sono quasi digiuna di questi concetti molto difficili, ma che renderemo fruibili a tutti. Sì, io cercherò di tutti, essere, insomma, esatto, no, chiaro. Non siamo scienziati, certo, la maggior parte di noi non lo è. Però voi che studiate ad alti livelli, è molto complessa, però cercherò di renderla, sì, diciamo così, e soprattutto pragmatica, pragmatica, che ricadute può avere anche nel discorso delle terapie. Certo, questo è molto importante. Certo. Benissimo, andrei con la prossima slide. Certo, sì. Ancora. Ecco, diciamo che adesso è ora si di va cambiare. A slogan, dottore Stori. Diciamo, molto è ora di bene. Aprire le porte a nuove conoscenze, a nuove consapevolezze, che possono portare appunto il nostro pianeta, che è finito in un buco nero, dove praticamente una visione materiale, esclusivamente, diciamo, fisica della realtà, l'ha portato. E ristabilendo così un perfetto ordine della creazione originaria, perché all'inizio il sistema era stato costruito in modo ottimale. Poi questa visione materialistica che ha eliminato la parte energetica ha chiaramente alterato tutte le carte in tavola, portandoci al dissesto che purtroppo vediamo dal punto di vista ambientale, morale, politico, che vediamo tutti i giorni. Quindi, prossima diapositiva, ecco, diciamo, cioè, che il caos e non era solo il caos iniziale della creazione, caos, lo stiamo facendo, certo, noi lo stiamo facendo noi con il nostro concetto. Ma mentre quello era un caos finalizzato a qualcosa, il nostro caos è veramente un caos involutivo, mentre quello era un caos evolutivo che ha portato, diciamo così, allo sviluppo dei pianeti, stelle, costellazioni, quindi alla vita fondamentalmente, era un caos vitale. Il caos che stiamo producendo è un caos invece involutivo, che è esattamente l'opposto, e quindi dobbiamo per questo porre attenzione alle nostre scelte. Quindi la fisica quantistica, nella sua visione anche spirituale, globale, olistica, si propone di portare le persone da uno stato, diciamo, tossico, che è rappresentato da questo bidone che vedremo poi successivamente. Che lei ha sempre amato. Esatto, sempre amato. Il perché bidone dove buttiamo dentro di tutto. Esatto, che è praticamente il nostro corpo. È il nostro corpo, purtroppo. Praticamente si riempie costantemente di sostanze tossiche, quindi chiaramente nella sua funzionalità risente purtroppo in negativo di tutto questo disturbo, ha uno stato invece di purezza rappresentato da quelle gocce d'acqua che dovrebbero, diciamo così, ristabilire l'ordine iniziale del nostro corpo, la perfezione, diciamo, del nostro corpo alla nascita, se vogliamo, dove noi nasciamo in un certo stato di benessere e chiaramente poi vivendo, a parte l'usura normale della vita, però soprattutto con le sostanze che assumiamo dall'ambiente, andiamo in uno stato di degenerazione. E quindi bisognerà passare per questo sotto questa forca caudina che è appunto il cambiamento. Certo. E quindi noi tutti, diciamo che per prendere anche le mosse da quello che il nostro sommo poeta diceva, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Questo lo diceva già Dante Alighieri, sì, invitando tutti quanti a una specie di curiosità, a uscire, diciamo, da quelle zone anche di comfort che noi tutti ci siamo costruiti nella nostra vita, per cercare di guardare oltre, di andare oltre. E quindi questo andare oltre è anche andare oltre la materia, andare oltre anche l'interesse personale, oltre il fatto specifico, per avere una visione più globale e più olistica. Già ad esempio gli alchimisti parlavano di come in alto, così in basso, così in cielo, così in terra, per giungere alla meraviglia di una cosa sola. Questo cosa diceva Hermes Trismegisto? Diceva, voleva dire questo, che in realtà nel creato è tutto legato, quindi tutto è uno, quindi l'apparente divisione, l'apparente dualismo, l'apparente contraddizione in realtà serve a un'unità. E quindi tutto quello che, diciamo così, può sembrare difficoltà, può sembrare alterazione, alla fine è propedeutico a uno sviluppo, a un passaggio evolutivo fondamentalmente. Ecco. Molto giusto. E quindi noi dobbiamo acquisire nuove conoscenze, cambiare dati e cambiare paradigma, quindi nel nostro cervello devono arrivare nuove informazioni, quindi noi della fisica meccanica abbiamo già parecchia conoscenza, diciamo. È la fisica dell'inapparente che ci serve, perché purtroppo questo mondo, diciamo così, che abbiamo sviluppato, basato fondamentalmente sulla fisica meccanica e sull'apparenza, ha portato al dissesto generale. Quindi invece dobbiamo pensare ma la fisica, quella che si occupa di energia più sottile. Più sottile, quindi, esattamente, e più globale. Quindi questo nuovo paradigma che noi dobbiamo
avere nella nostra testa è anche il nuovo paradigma però della medicina, esatto. Soprattutto questo aspetto scientifico, ma esatto, cartesiano, diciamo così, esatto, in sostanza, esatto, ha portato a degli estremismi. Esatto. Oggi ci rendiamo conto tutti, il nostro pubblico, la maggior parte perlomeno, vuole qualcosa di nuovo, qualcosa di più umano, di più olistico, che tenga in considerazione vari aspetti, certo, non solo la reazione chimica o il tamponamento di un sintomo. Esattamente. E sotto questo c'è il discorso del progetto filogenetico, perché la reazione chimica viene sì per un fatto anche meccanico, ma viene anche perché è indirizzata da leggi sottili che indirizzano gli atomi. Quindi questi atomi non si muovono soltanto per il concetto di massa, di quantità o di attrazione elettromagnetica, ma ci sono anche delle leggi più sottili che fanno sì che una reazione avvenga. E questo aspetto, diciamo così, è importante appunto perché lei parlava appunto del salto quantico dal punto di vista della medicina, è un salto che adesso vorrei schematizzare la sua importanza con questo piccolo disegno. Il dottore Stori userà molto la lavagna questa sera, ho capito. Esatto. Prego. Dove praticamente la parte, se noi pensiamo a una parte fisica, una parte diciamo così anche di patologia che può essere rappresentata da questo piccolo quadrato, il suo aspetto energetico praticamente è 9 miliardi di volte più grande. Quindi è chiaro che tutta l'informazione che riguarda questo non è in questo piccolo quadrato, ma è in questa globalità. Perché? Perché questo piccolo quadrato ha delle coordinate energetiche che lo determinano. E quindi anche dal punto di vista, diciamo, pratico, se io ho uno stato di malattia nelle coordinate spazio-tempo, che sono le nostre coordinate, potremmo chiamare X, Y, se uno stato di malattia è praticamente rappresentato da questo livello, che è declinato da delle coordinate x0, y0, io per spostare questo punto di malattia a un punto di salute, che è qua, cosa posso fare? Devo per forza cambiargli le coordinate, cioè devo dare un x1 e un y1. Una volta che io nel sistema metto queste coordinate, la materia è obbligatoriamente destinata a raggiungere questo nuovo livello di salute, perché fondamentalmente la materia non è altro che l'ombra dell'energia. Quindi dove si sposta l'energia, la materia deve seguirla, perché non esiste una materia non legata all'aspetto energetico. E quindi ciò che muove fondamentalmente è l'aspetto energetico. Un concetto un po' difficile, però è chiaro che... Nuovo per avere... soprattutto, ecco, per la maggior parte di noi, e non so anche per quanti medici, però, sì, obiettivamente. Qua, in effetti sono concetti nuovi, ma... Diciamo, la medicina quantistica fondamentalmente nella sua essenza si preoccupa e si preita di cambiare le coordinate dello stato di malattia. Ecco, ma la medicina quantistica può, oggi come oggi o in futuro, potrà curare tutte le malattie, anche quelle terribili a cui assistiamo ogni giorno? Allora, questa è una domanda importante perché, diciamo, la fisica quantistica e la medicina sono importanti, sono molto attive, però hanno chiaramente dei limiti. Allora, diciamo che nel percorso di malattia, la malattia tende a iniziare pian piano, poi si aggrava e alla fine diventa, diciamo così, irreversibile. Quindi c'è un livello di irreversibilità. Quindi se noi interveniamo nella fase ascendente del problema, possiamo avere una restituzione di integrum e anche, diciamo, un miglioramento, una guarigione proprio. Se noi interveniamo in una fase dove praticamente l'alterazione è irreversibile, il massimo che possiamo fare, proprio il massimo, è arrestare la problematica. Arrestare la problematica, ecco, è una cosa che è già un gol importante, diciamo, o quantomeno rallentarla. Ecco, questo sì. Infatti si parla di
diciamo, chi si occupa di oncologia. Ecco, sì, tutti abbiamo pensato alle malattie quelle più frequenti oggi e più implacabili, sì, che sono appunto i tumori, esatto, le gravi malattie autoimmuni e quelle degenerative del cervello, esatto, come l'Alzheimer. Infatti chi si occupa di oncologia in senso quantistico, diciamo così, inizia a parlare di cronicizzazione della malattia cancro, cioè cronicizzazione vuol dire guarire, ma portare questa malattia di per sé evolutiva a uno stadio di rallentamento, dove praticamente il soggetto ha una specie di coabitazione col disturbo e quindi diciamo diventa una coabitazione. Ecco, molti pazienti in casi fortunati riescono a ottenere questa coabitazione. Ovviamente per ottenere questo bisogna fare appunto delle cose importanti che poi magari vediamo nel corso, certo, della, nel corso della serata, della spero serata, che ci chiariremo, ecco, di più le idee. Sì. Ecco, allora ritorniamo poi anche alla, sì, sua descrizione. Lei diceva che noi comunque, anche in base a questi studi di fisica quantistica, noi siamo estremamente interconnessi con tutto il resto del creato, con l'universo. E ricordo che in questa spezzone di trasmissione che lei mi ha mandato qualche giorno fa, una nostra trasmissione di 10 anni fa circa, quindi eravamo abbastanza all'avanguardia, lei parlava anche proprio di DNA, il codice della vita, ma soprattutto in termini di antenna ricetrasmittente, quindi la parte sicuramente importante dell'informazione proteica e quindi di tutto quello che avviene nel, certo, nel nostro corpo, dalla formazione degli organi, tutto quanto, ma lei sottolineava l'aspetto quello più importante, ricetrasmittente, quindi ricevere e, certo, trasmettere segnali, vibrazioni, certo, in contatto con tutto, però. Tutto, esattamente. Conferma ancora, è un concetto che ritiene, sì, valido. Questo è un concetto ancora assolutamente valido, anzi in senso fisico ormai si parla di varie eliche del DNA. Sì, è vero, quindi, non più di due, addirittura si dice siano 3, ne sono stati identificati. Sì, ultimamente anche 12, si parla anche ma di 12. Ma veramente, di 12, dottore, sì, Stoli. Perché sono anche delle conformazioni particolari per cui il DNA, diciamo, assume delle conformazioni particolari e quindi si parla già di 12 tipi di conformazione. Poi ci sono anche i microRNA che sono assai importanti nel discorso delle malattie e diciamo che questa antenna fondamentalmente, che è rappresentata da questo sinusoide, appunto ha una capacità sintetica, nel senso che può sintetizzare proteine, quindi produrre delle reazioni, ma può anche mandare messaggi, diciamo così, all'universo e comunque in giro. È una sperimentazione, diciamo così, abbastanza interessante a questo riguardo, riguarda delle scimmie del Borneo che non sapevano rompere una noce di cocco e quindi nessuno mai aveva pensato che queste scimmie potessero cibarsi di queste noci. Poi improvvisamente una scimmia ha trovato il sistema e avrà immediatamente, trovato un sasso, che ne so, esatto, immediatamente l'ha buttata per terra, l'ha buttata per terra, è la cosa e immediatamente buona. Tutte le scimmie dello stesso genere nel mondo hanno imparato la stessa cosa, quindi a questo punto non avevano un telefonino che potesse comunicare. E quindi si pensa appunto che il DNA come antenna, perché anche la forma è quella tipica di un'antenna, possa mandare segnali e ricevere segnali. Quindi questo DNA, che al limite possiamo definire materico, è, diciamo, fasciato da un aspetto energetico che lo determina. E quindi è questo aspetto energetico che si collega, diciamo, a un inconscio collettivo dove, diciamo così, tutte le persone sono collegate. Quindi, diciamo, secondo questi concetti, anche oggi noi. Perché c'è questo disagio nel mondo allora? Perché io penso che le persone più sensibili, io mi ci metto anche in questo gruppo, spero di esserlo davvero, avvertono una grande ansia in questo momento della nostra vita, cioè, esatto, per quello che sta succedendo, la violenza che c'è, come diceva lei, il grande materialismo, le guerre, l'indifferenza alla vita nel suo genere, degli esseri umani, degli animali, di tutto, ecco. Non ci importa più niente, sembra che l'umanità viaggi a velocità supersonica verso l'autodistruzione, senza
minimamente avere un dubbio. Esatto, e allora da questo punto, per rispondere alla sua domanda, dobbiamo andare indietro. Andare indietro dobbiamo risalire a un punto X, diciamo, punto iniziale, che se vogliamo è anche la, questo Big Bang fondamentalmente, perché dal punto di vista scientifico si parla di 13,5 miliardi anni fa. Da questo punto non ben definito c'è stata questa grande esplosione da cui sono arrivate, diciamo, atomi. Questi atomi sono diventati particelle. Le particelle, sempre più consolidandosi, hanno formato stelle. Le stelle, le galassie. Dalle galassie, pianeti e sistemi solari e da uno di questi è nato l'uomo, cioè è arrivato l'uomo. Quindi l'uomo nasce, come diceva Alan Sorrenti, dalle stelle. Noi veniamo dalle stelle, cioè veniamo da un'esplosione che ha... Sì, noi siamo i figli delle stelle, ha ragione. Esattamente, siamo figli delle stelle anche per, da questo punto di vista. Quindi, diciamo, avere chiaro questo concetto ci fa capire come bisogna avere una visione allargata delle cose, no? E dovendo andare un pochettino più in dettaglio, anche dal punto di vista medico, in questo discorso, un testo, che non è un testo scientifico, ma comunque un testo universalmente accettato, di partenza è la Bibbia. La Bibbia comunque è conosciuta da, da moltissime persone, è riconosciuta, e quindi la Bibbia cosa dice? Dice questo, che all'inizio c'è stato un punto originario. Chiamiamolo Dio, chiamiamolo energia primordiale, comunque un punto. Questo punto evidentemente era solitario nell'universo, si sentiva forse un po' abbandonato, perché è un punto un po' come la particella di sodio nell'acqualetta, c'è nessuno qui, ecco chiaramente, ecco, chiaramente in questa solitudine cosa ha fatto questa energia pura? Si è triplicata. Quindi cosa ha fatto? Un padre, un figlio, uno spirito. Però questa energia comunque era sempre un'energia, erano sempre energie, diciamo, tutto sommato immateriali, quindi questa energia circolava liberamente in questo aspetto trinitario. Poi la Bibbia cosa dice? Che all'inizio fu il verbo, cioè questa formazione trinitaria ha emanato che cosa? La prima fisica quantistica, all'inizio fu il verbo. Il verbo cos'è? Il verbo è un'onda. È un'onda, verbo, ma questo verbo non era solo un'onda, diciamo così, sonora o comunque elettromagnetica, era un'onda che portava un progetto, portava un progetto. Un progetto creativo, creativo, di una creazione. E quindi quest'onda, propagandosi nell'universo, alla fine si è anche consolidata. E quindi cosa si è consolidata? Si è consolidata in una struttura quadrata, che è la materia. Quindi una struttura completamente diversa da tutto questo, perché è una struttura solida, pesante, dove praticamente le forze attrattive interne tenevano questa luce dentro e praticamente densa, pesante, però in questa materia era contenuta l'energia. Questa cosa è stata trasferita. Ecco il concetto anche di Dio in noi, eccetera, come si dice comunemente. Quindi la Bibbia dice il verbo venne a abitare in mezzo a noi, il verbo venne ad abitare in mezzo a noi. C'è
Cioè lei dice che ancora oggi, ai tempi nostri, abbiamo qualcosa questo di... Questo è quello che scrive, io l'ho tradotto in termini quantistici il discorso, no? Però andando più in dettaglio, questa materia com'è che si è strutturata? Beh, si è strutturata, Ippocrate ci dice, con i quattro elementi. Si è creata l'aria, si è creata l'acqua, si è creato il fuoco, si è creata la terra. E un quinto elemento che è l'etere, che è la riunione di tutte queste. Quindi, questa materia è perimetrata da quattro cose che la costituiscono nella sua essenza. Quindi tutte le sostanze create hanno queste quattro cose dentro, a vario livello e in varia proporzione. Quindi anche noi, come esseri umani, abbiamo dentro queste cose. Cosa voglio dire? Beh, voglio dire che dal punto di vista della nostra salute, se noi abbiamo questi quattro elementi in perfetto equilibrio, siamo in uno stato di salute ottimale. Se uno di questi elementi è squilibrato, in eccesso o in difetto, abbiamo un problema clinico. Chi ha per esempio troppa aria sono le persone, ad esempio, che sono sempre nel pensiero, sono costantemente in elucubrazioni, che hanno difficoltà di memoria, devono scriversi le cose perché non sono agganciate a terra, quindi hanno sempre questa ansia, questa voglia di fare costantemente, perché sono sempre proiettati in modo centrifugo, praticamente, loro centrifugano. E quindi hanno problematiche appunto legate all'ansia, legate alla incoordinazione, alla difficoltà di memoria. Persone che invece hanno troppa acqua sono persone che tendenzialmente sono depresse. L'acqua, ad esempio, non ha una sua forma, prende la forma del contenente, e quindi chiaramente sono persone che si lasciano molto dominare, sono facilmente depresse, sempre, diciamo, più inclini al pianto, perché hanno troppa acqua, quindi un elemento disturbante in eccesso. Persone che hanno troppo fuoco sono persone che, come dice il termine, troppo focose, che hanno un carattere impetuoso, tendono a essere impulsive, istintive, ragionano magari con difficoltà e tendono magari all'ipertensione, tendono all'ictus, tendono all'infarto. Perché? Perché c'è troppo fuoco. Quindi il fuoco andrà calmierato con l'acqua. A queste persone dovrò dare un po' acqua, dovrò cercare di spegnere. Ecco. Le persone che hanno troppa terra sono le persone invece centripete, che trattengono dentro, che vogliono comunque la gallina oggi piuttosto che l'uovo domani, che sono estremamente materiali, estremamente terrene, e quindi tendono ad accumulare. Accumulando cosa fanno? Fanno l'obesità, fanno le conseguenze, la steatosi epatica, la sindrome polimetabolica, fanno il diabete, l'ipertensione, e queste sono persone che hanno troppa terra, sono squilibrate da questo versante. Quindi io dovrò dare un po' di fuoco a queste persone che sono pingui, tendono anche a non fare attività fisica, ad avere atteggiamenti, diciamo, di tipo sempre molto sedentario, quindi andranno mosse, diciamo, fondamentalmente. Ecco, vedete come, diciamo così, già una visione in questo senso quantistico della nostra struttura intima porta, diciamo così, a un dato anche clinico. Infatti ci sono anche rimedi alchemici e spagirici che lavorano proprio su questi equilibri, per cui dove ho un eccesso devo dare l'elemento contrario e viceversa. In termini proprio telegrafici, l'alchimia e la spagiria, no? Spagiria. Spagiria, ecco, sì. Mi scusi l'ignoranza. Ce li vuole spiegare velocemente? Lei è anche un esperto... Sì. Di farmaci alchemici. Esatto, allora diciamo alchemici. Che la differenza qual è? La differenza diciamo, è una differenza molto sottile fondamentalmente, perché l'alchimia usa tecniche spagiriche. Le tecniche spagiriche sono le tecniche di base dell'alchimia. L'alchimia, proprio su questa visione olistica anche della materia, della pianta, ad esempio la pianta è vista quasi in senso umano. Perché? Perché abbiamo una pianta che, diciamo, ha le fronde, che possiamo etichettarle, diciamo così, come la testa della pianta, poi ha un tronco, che possiamo paragonarlo a un corpo, poi ha le radici, che possiamo pensare alle gambe, agli arti inferiori o all'addome. Addome. Ecco, quindi alla fine abbiamo che cosa? Abbiamo una figura quasi umana,
dove praticamente la pianta nella sua sommità fiorita mi darà un'indicazione a terapizzare le problematiche mentali. Ecco perché ad esempio anche con le essenze floreali di bacca, californiane, australiane, italiane, eccetera, vengono usate appunto per curare la parte mentale della persona. Poi è chiaro che quando curo la parte mentale ho anche delle ricadute ovviamente sul corpo. Sì, certo, perché l'emotività esattamente, ha delle influenze dirette. Ecco. Le radici ad esempio hanno più azione sulle parti proprio fisiche, intestinali ad esempio, addome. Ecco. Quindi diciamo c'è questa analogia diciamo, fondamentalmente che regge la scienza spagirica e la scienza alchemica. Quindi la pianta vista in queste essenze... Quindi non è più come gli alchimisti di una volta che usavano i metalli, a parte che... È stato talmente segreto le loro formule così sì, per arrivare a, c'è una spagiria, alla trasmutazione. Sì, sì, c'è una spagiria anche dei metalli, assolutamente, diciamo che tutte le cose possono essere trattate in senso spagirico. Diciamo però, ecco, fondamentalmente il motto dell'alchimia è questo, solve et coagula. Cosa vuol dire? Che praticamente la sostanza viene scomposta nelle sue parti e riportata all'uno. Scomposta e riportata all'uno. Nell'intermezzo c'è la purificazione, cioè praticamente nella scomposizione vengono tolte le impurezze e poi vengono riconcentrate. Quindi è un processo di costante raffinazione della sostanza iniziale. Più passaggi vengono fatti in questo livello e più chiaramente il prodotto alchemico costa, perché chiaramente richiede lavoro e tempi di operazione. E quindi solve et coagula proprio questa azione, io scompongo la pianta nelle sue parti, che sono la parte diciamo degli alcoli volatili, che sarebbe lo spirito, la parte mercuriale. Lei li sa fare quindi farmaci alchemici, sì? Ma avevo fatto qualche corso, però passato, ci vuole parecchio tempo e certo, quindi sì. Bisogna essere indicati. Tornando a noi, si ricorda, dottor Restori, le avevo fatto la domanda iniziale, perché oggi siamo arrivati a questo punto? Tantissime malattie, tantissima violenza, tantissimo egoismo, materialismo, guerre combattute per motivi assurdi. Esattamente, beh, fondamentalmente... E un futuro nero, perché esatto. Anche con i cambiamenti climatici purtroppo, non è che stiamo tranquilli. Purtroppo, questo è un dato assolutamente veritiero. Beh, diciamo fondamentalmente perché si è persa l'origine della vita, fondamentalmente. Si è persa questo discorso qua, che questa vita è nata... diciamo da un creatore fondamentalmente con un suo progetto e quindi tutte le cose che hanno portato al blocco del progetto o all'antiprogetto hanno portato a quello che diciamo viviamo tuttora. E anche in senso quantistico questo lo possiamo raffigurare da questa equazione di per sé semplice che... Mi scusi, ho guardato adesso, abbiamo la prima pausa pubblicitaria, la ripresa lei ci farà subito quest'altra spiegazione e io invito i nostri telespettatori a seguire con attenzione, ma anche a telefonare se avete delle curiosità o non avete capito bene qualche concetto. Vi prometto che andremo sempre più sul pragmatico e quindi sarà una trasmissione anche utile. Però direi che è anche utile aprirci la mente. Sì. Devo dire che il dottor Restori è anche un docente universitario. Queste cose si apprezzano purtroppo solo nelle università. Quello che cerchiamo di fare noi con le nostre trasmissioni è di portare il sapere, la cultura, la ricerca, le novità dell'università anche nelle case delle persone. Perché non dobbiamo restare ignoranti, cioè anche se non tutti possono avere accesso all'università, è giusto che ci possiamo anche riempire di informazioni, certo. Nutrire di informazioni. Certo. Quindi io voglio che sia un'operazione a cui tutti quanti insieme partecipiamo con interesse e con umiltà. Grazie. Benissimo, ma stavamo parlando appunto col dottor Restori di altri ospiti che avremo a Medicina Amica, di altri progetti, tutti comunque molto legati a questo discorso di energie sottili. Mamma mia, pensando però a quanto siamo legati, a quanto emettiamo anche noi, siamo in biorisonanza con gli astri anche così, certo. Mi chiedo
se vogliamo veramente rovinarci adesso attivando il 5G, perché appunto, sicuramente esatto, faremo un disastro esatto, nelle nostre cellule, un disastro tremendo, non solo nel senso dei tumori solidi, quelli cerebrali, della testa, ma avremo certo, veramente sì. uno sconquasso nella nostra vita. Proseguiamo, lei voleva andare alla lavagna e raccontarci ancora per diciamo qualche altra spiegazione. Quello che il punto un po' critico da cui è nato un'apparente contraddizione o dualismo, diciamo, anche in campo medico, medicine naturali e medicine classiche o tradizionali, nasce purtroppo con Cartesio. Perché Cartesio, diciamo, è stato un grande filosofo che però ha, diciamo, focalizzato la sua attenzione su un aspetto della relazione e energia uguale a massa per velocità della luce al quadrato. Quindi questa parte è la parte visibile. E questa è la parte invisibile. Ma questa non è anche la formula che ha scoperto Einstein? Sì, che ha scoperto Einstein, esattamente. Però cosa ci dice? Che la materia è fatta di tutte e due. Quindi io non posso dire che esiste solo questa, perché esiste anche questa. Anzi, diciamo che a dirla tutta, la relazione andrebbe in questo senso, dall'energia verso la materia. Perché la materia, abbiamo detto, che è l'ombra dell'energia, dove l'energia si sposta la materia deve andare. Quindi c'è una equazione, ma c'è anche una direzione, c'è anche una priorità, c'è anche un ordine da questo punto di vista. Quindi gli aspetti energetici sono assolutamente prioritari. Infatti, come dicevo nella prima parte, rispetto a un punto materiale, l'aspetto energetico è 9 miliardi di volte più grande, cioè ha molta più informazione questa parte che non questa. Quindi diciamo che il negare, come diceva Cartesio, cogito ergo sum, quindi ha focalizzato soltanto sull'aspetto visibile, ha creato un disturbo, ha creato un errore fondamentalmente, per cui davanti a un sintomo, se io ho un sintomo, Cartesio cosa ha fatto? Se questo è il sintomo, io devo andare a spezzettare questo sintomo per andare a vedere che cosa lo costituisce. Cioè devo rompere il problema, rompere. Quindi c'è una rottura di un ordine. Perché anche il sintomo, anche se diciamo disturbante, ha un suo ordine comunque. E quindi io devo rompere questo ordine per andare a cercare i singoli pezzi. Però così facendo è come, diciamo, andare a cercare in un quadro, rompo il quadro in tanti pezzi e poi dovrei ricostruirlo. Alla fine il quadro non è proprio come era partito all'inizio. E quindi risulta una copia molto, molto diversa. Quindi questa visione purtroppo ha creato un po' un errore da questo punto di vista. Focalizzando. Cioè, per dirla chiaramente, la medicina moderna, quella tradizionale. Sì, diciamo, la visione, la visione cartesiana, diciamo, dei problemi clinici porta a un curare fondamentalmente un epifenomeno, che è il sintomo, e non la causa. Perché la causa, diciamo, è la parte silente della problematica e quindi il sintomo è colui che rimane, diciamo. Cioè tu hai ad esempio il mal di schiena, ecco. Esattamente, uno ti ha il mal di schiena. Ti si dà qualche cosa per alleviarti il dolore, esatto. Ma ecco, però, questo dove, non vuol dire che hai appunto, realmente affrontato assolutamente il problema. Assolutamente no, assolutamente no. In realtà è esattamente. E via di questo passo noi siamo sempre andati avanti così, ci si è sempre accontentati di questo. Certo. E devo dire che è stato, sotto certi aspetti, un sollievo, un gran passo in avanti, però oggi stiamo, diciamo, un che pochino era il primo passo della cura, il primo livello di cura, diciamo, è calmierare un sintomo. Dopo poi bisognava tornare a un altro paradigma, a un altro concetto, al fatto che
in senso invece ippocratico, Ippocrate, che valutava soprattutto gli aspetti energetici, davanti allo stesso sintomo, cosa ci dice? Guardiamo cosa c'è attorno al sintomo, quindi ampliava il discorso. Cos'è che l'ha determinato? Quali sono i fattori ambientali? Ecco, allora chiaramente aumentava, diciamo, la percezione, perché io posso, per dire, di questo pennarello vedere il punto nero, ma se io mi distacco dal pennarello inizio a vedere che non è un punto nero semplicemente, ma che è un pennarello. Quindi io più vado a focalizzare, può essere utile per capire un sistema, ma non mi permette di capire che cos'è il sistema, che qual è l'ordine implicato che racchiude il sistema. Perché più focalizzo e più mi distacco dall'essenza della sostanza. Posso arrivare a dire che qui è un punto nero, in realtà questo è un pennarello. E quindi questo mi fa prendere delle strade deviate che sono completamente distanti dalla realtà. Quindi questa visione riduzionista, questa è una visione riduzionista, perché appunto tende a rompere l'ordine implicato delle cose e a ridurre sempre di più. Questo invece è un ordine olistico, cioè di ampia veduta, dove non c'è più il concetto di causa-effetto. Qui c'è causa-effetto, la legge causa-effetto praticamente. Io ho una causa e un effetto. Faccio cadere il bicchiere, l'acqua esce. Causa-effetto. Qui invece c'è la ricerca della catena causale. Catena causale. Causale. Cosa vuol dire? Quindi è un modo di operare molto più complesso, ma anche completo, diciamo. Sì, certo, perché se dove io ho il sintomo non c'è mai la causalità, devo risalire a fonte dove è partita la problematica e quindi fare questa catena causale. Quindi è molto più indaginoso, diciamo, questo aspetto rispetto appunto all'atteggiamento riduzionistico di origine riduzionistica. Quindi da qui è nata la medicina soppressiva, quindi abbiamo la medicina soppressiva perché? Perché va a tacitare il sintomo. Medicina sintomatica o sintomatica, cioè io focalizzo solo sul sintomo e devo togliere il sintomo. Certo. Quindi, possiamo dire, lei che ha lavorato molto al pronto soccorso, per intendere, è stato responsabile, ma ti arriva un paziente al pronto soccorso, devi agire con quel tipo di medicina, certamente, giusto? Certamente. Ecco, quindi non è che buttiamo infatti, via tutta la medicina, cosiddetta allopatica. Stavo infatti spiegando. Però se vogliamo veramente curare una persona, al di là delle emergenze e urgenze, forse è meglio andare nell'altra direzione. Esatto, questa è una forma per le acute, forme acute. Per un'acuzie io posso tacitare un sintomo, però non posso usare quei farmaci nella cronicità. Nella cronicità no, perché se il sintomo rappresenta uno sfogo, diciamo, dell'organismo, attraverso il quale l'organismo tende a comunque a far uscire un'energia perversa che l'ha disturbato, io più vado a tacitarlo e più la problematica aumenta. Quindi non posso usare questi farmaci per le forme croniche, diciamo così, o perlomeno non in tutte le forme croniche. Si fa, È cosa appunto che si fa abitualmente. Ecco, cioè, per le forme croniche io devo passare a questo tipo di farmaci, e quindi a farmaci olistici. Cos'è il farmaco olistico? È il farmaco spagirico, ad esempio, è il farmaco miopatico, è il farmaco che, pur dato per un sintomo, cura tutta la persona. Perché? Perché la persona è comunque unitaria e quindi il problema di un gomito è il problema di tutto l'organismo, non è il problema solo del gomito, è il problema di tutto l'organismo. Quindi questi farmaci hanno una loro intelligenza intrinseca, dal creatore che li ha fatti, che permette di curare non solo il gomito, ma anche la causa, quindi tutta la persona, quindi anche aspetti non legati strettamente al sintomo. E in questo senso molto più tollerati rispetto a quelli, perché quei farmaci usati per l'acuzia, se vengono usati nel cronico, portano costantemente a un peggioramento. Cioè il sintomo, diciamo così, alla fin fine può acquetarsi, ma la causa che l'ha originato praticamente si ingrossa. Come su un fiume, se io vado a tappare la foce, sì, lì potrà non uscire l'acqua, ma allagherò praticamente a monte. Ecco, questa è un po'
l'aspetto. Quindi in realtà gli aspetti sono complementari in un certo senso, nel senso che per le forme acute è anche ammesso l'uso in questo senso, ma non per la cronicità. Dei farmaci, quelli per dire convenzionali. Esatto, per un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni uno può accedere a un farmaco sintomatico. Dopo dovrebbe primariamente chiedersi che cosa ha provocato il disturbo, perché gli anziani e gli antichi, quando avevano un problema, la prima cosa che facevano era mettersi lì a pensare che cosa aveva prodotto questo disturbo. Sì, lei dice che davvero i nostri antenati facevano così. Sì, ricordo anche i miei nonni, prima cosa pensavano a questo. Già Ippocrate diceva questo, prima valuta che cosa può aver dato quello, poi cambia subito l'alimentazione, la prima cosa che devi fare è cambiare l'alimentazione. Quindi lei concorda, dottore Stori, che c'è un legame strettissimo tra la nostra salute e l'alimentazione? Assolutamente prioritario. Assolutamente prioritario. Prendiamo quel bidone là. Ecco, perché quello che entra dalla bocca poi alla fine ci costituisce, quindi è ovvio che sì. Questo è un dato. Poi dopo, Ippocrate sempre diceva, se nonostante il cambio dell'alimentazione hai ancora problemi, allora consulterai il medico. Quindi il medico viene messo in seconda battuta. Il primo lavoro è il paziente che deve fare un lavoro su di sé, un lavoro di introspezione. Quindi si accomodi qui con noi se non ha ancora da disegnare, che guardiamo un po' anche le sue slide. Quindi noi dobbiamo, sì, lo stiamo dicendo molte volte nelle nostre trasmissioni, in tutte, non solo nelle mie, che abbiamo la responsabilità e che oggi come oggi è giusto chiederci che cosa abbiamo fatto noi o magari i nostri genitori anche al momento del concepimento, della gravidanza, dei primi tempi, dell'allattamento, lo svezzamento, insomma, perché si possono collezionare vari errori, ma in primo luogo noi dobbiamo non pensare che le malattie ci sono state cagionate dal cielo, che è una punizione, e perché certo. Proprio a me, no, quello no. È giusto, è umano fare queste considerazioni, però prima guardiamo cosa abbiamo fatto veramente noi della nostra vita, sia in termini diciamo pratici, dall'alimentazione a quello che facciamo, lo stile di vita, sia anche la parte spirituale che non andiamo mai ad analizzare. Si dice spesso che siamo carenti sotto questo aspetto, no? Certo. Non ci manca niente nelle nostre case, nei nostri frigoriferi, però manca tutto. A volte manca veramente tutto nella nostra vita. Allora, proseguiamo invece con cose concrete. Me lo fa vedere quel bidone, per vedere che cosa combiniamo senza... Diciamo che tutto questo dissesto nasce appunto anche da una visione appunto atea, materialista della vita, dove praticamente mancando un progetto filogenetico tutto è fine a se stesso e quindi il dissesto è presto detto, insomma, nasce dall'aver occultato l'aspetto energetico, che invece è l'aspetto prioritario della materia. Ecco, sì. Questo è un bidone che io faccio vedere spesso ai miei pazienti, che però chiarisce abbastanza bene cos'è l'epigenetica e quindi diciamo che questa, ci sono altre tre tavole in effetti di arricchimento di questa prima slide. Perché, sì, che è già bella densa, ecco, però. Appunto, già bella densa. Però diciamo, siccome continua ad aumentare il carico tossico, diciamo, ecco, c'è stata necessità di fare altre slide. Diciamo che questo bidone rappresenta la nostra capacità reattiva o di compensazione all'ambiente esterno. Nel senso che quando abbiamo un contatto con una sostanza tossica, il nostro organismo mette in atto dei sistemi di, diciamo di compenso. E quindi, come vedete, in questo bidone piovono dentro praticamente tantissime sostanze dall'ambiente, anzi continuamente in aumento, quindi praticamente il bidone pian piano arriva a raggiungere il limite di capacità. Quando il bidone arriva a questo limite, compaiono le malattie funzionali, cioè sono malattie che all'inizio non hanno un'alterazione organica, malattie dove praticamente facendo esami, facendo TAC, facendo esami anche biochimici, diciamo, non si riscontra nulla di particolarmente alterato nel paziente, mentre invece il paziente ci dice che non sta bene. Di solito noi medici, quando non riusciamo a trovare una causa in questo senso, tendiamo a banalizzare, a dire ma sì, sei un po' stressato, vai, prenditi una vacanza, vai a fare un giro, che è sempre un'ottima terapia anche quella, però chiaramente... Sì, perché implica un piccolo cambiamento, esatto, in sostanza. Esatto, denuncia però una nostra incapacità nell'andare nella profondità della situazione, perché il paziente, se denuncia un sintomo anche in assenza di un esame clinico alterato, ci viene a dire che qualcosa è cambiato nel suo sistema.
Quindi in un'ottica eminentemente preventiva, perché la medicina olistica e quantistica sono medicine eminentemente preventive, il medico dovrebbe, diciamo così, approfondire questo discorso. Cosa che lei fa oggi con i suoi pazienti, in sostanza. Sì, esattamente. Ecco. Li tratta più con questa medicina. Sì, diciamo questa medicina. Quindi solo in pochissimi casi c'è la necessità di usare anche farmaci, proprio perché diciamo, quando uno risolve la causalità, la malattia e il sintomo si spegne automaticamente. E quindi la medicina funzionale, appunto, malattie funzionali vengono molte volte banalizzate, in senso scientifico vengono chiamati MUS, questi no, sintomi multiorgano senza un riscontro organico, però sono un segnale di allarme perché il bidone sta tracimando, quindi diciamo che in questo modo l'organismo ci avvisa del fatto che non riesce più a compensare, non riesce più a trovare una strategia operativa per compensare uno stato tossico, quindi è l'anticamera della malattia fondamentalmente. Ecco, se in questa fase molto delicata di rottura della biocompensazione vengono usati farmaci soppressivi, cioè farmaci che in realtà imbavagliano il paziente, cioè tolgono un sintomo dando al paziente l'illusione di una guarigione fittizia, perché in realtà ho solo imbavagliato il sintomo. Sì, che di solito il sintomo si accompagna al dolore. Il dolore o anche un'ansia, anche una... Vabbè, se andiamo su nelle malattie quelle di origine anche una psichica, depressione, sì. Anche una tachicardia, per dire, anche un qualcosa diciamo così di apparentemente banale, un'insonnia ad esempio, no? Tutte malattie o sintomi che non hanno un riscontro diciamo oggettivo, succede che questo bidone occultamente tracima, quindi la malattia procede e va ad allagare il pavimento. Ecco, praticamente in questo senso compaiono le malattie gravi, cioè quelle malattie che non sono più regredibili, abbiamo scollinato quel discorso che facevo del grafico appunto precedentemente, e la persona in questo caso molte volte si deve tenere il guaio, non è più possibile, è possibile magari rallentarlo, ma sicuramente ritornare allo stato di salute precedente è praticamente impossibile. Cioè lei ci sta dicendo che sarebbe molto meglio non farsi mai venire un tumore, una malattia autoimmune, un diabete ad esempio? Esattamente, appunto, perché sono tutte malattie che sono nel pavimento bagnato, cioè praticamente sono quando il liquido ormai è tracimato, anche perché questo bidone, come lei vede, ha un servomeccanismo di scarico, cioè un rubinetto che però, come si vede dalla diapositiva, distilla una piccola goccia. Se noi guardiamo tutto quello che entra, quello che esce è pochissimo, cioè i nostri muntori, che sono il rene, l'intestino, il polmone, il fegato, l'utero, anche gli organi parafunzionali come la masticazione, non riescono ad eliminare tutto il carico tossico che viene dall'ambiente, e quindi gioco forza, il bidone deve aumentare il suo livello. Il rene, diciamo, molte volte noi non beviamo a sufficienza, quindi questa è una causa già di scarsa funzionalità del rene. E l'intestino, diciamo, è una piaga, direi, quasi globale. Sì. Ecco. Noi dedichiamo molte trasmissioni all'intestino e sono tutte di successo perché c'è un'aspettativa molto forte. Esattamente. C'è un disagio molto forte dall'altra parte. L'intestino dovrebbe funzionare regolarmente, almeno dopo ogni pasto uno dovrebbe evacuare, perché c'è un riflesso gastrocolico che porta a una pulizia del colon tutte le volte che noi mangiamo. In realtà quando uno va una volta al giorno è già un alleluia, ecco, se uno poi va tre volte dicono che magari è una diarrea anche se va con feci formate, quindi ecco, diciamo che l'intestino è il punto cruciale, tutte le malattie, già Ippocrate l'aveva segnalato, nascono dall'intestino, quindi quando l'intestino non funziona ci sono alterazioni delle feci, alterazioni dell'aspetto olfattivo, anche visivo delle feci, chiaramente dovrebbero, diciamo, consigliare un intervento specifico sull'intestino, perché l'intestino è la causa di praticamente tutto il nostro dissesto e molte volte invece viene trascurato o perlomeno curato solo con lassativi, solo con blandi rimedi, invece di prendere in considerazione un intervento alimentare, un intervento sull'attività fisica e quant'altro.
Quindi anche l'intestino purtroppo molte volte non è sufficiente. La pelle, molte volte ci accontentiamo di una doccia rapida, e in realtà la pelle dovrebbe essere trattata in modo completamente diverso. Cioè, ci spieghi? Beh, diciamo, dovrebbe essere trattata, io consiglio sempre ai pazienti l'uso della paglietta, quelle pagliette che vengono usate per le pentole, diciamo così, uno la può passare. È una scorticazione. Io lo faccio regolarmente, quindi non c'è. Ecco, questa paglietta serve a fare uno scrub, ma uno scrub vero di tutte le cellule morte che abbiamo sopra il nostro corpo. Dopodiché si può passare con un pannetto leggermente abrasivo e poi un terzo risciacquo. Allora la pelle veramente ha avuto la sua funzione mutoriale, cioè ha veramente eliminato il carico tossico. Non tutti i giorni, spero. Ecco. Questo. Beh, non tutti, sì, non tutti i giorni. Fa tutti i giorni, insomma, dottore? No, Stoi? Non tutti i giorni, però insomma, ecco, quando uno fa la doccia dovrebbe avere queste accortezze, proprio di lavare la pelle con... Di fregare, insomma. Di fregare, come facevano una volta nelle tinozze. Esattamente, esattamente. Perché sennò tutte queste cose rimangono addosso al nostro organismo e quindi la pelle perde la sua funzione mutoriale. Noi abbiamo circa 2 metri quadri e passa di superficie, quindi ha una sua funzione, non come l'intestino. Però invecchiando la pelle tende a diventare secca, se noi gli togliamo proprio tutto, anche la sua patina di grasso. Poi eventualmente può mettere un olio, eventualmente, ma comunque le tossine che si sono depositate... Ah, le tossine vengono eliminate, ecco, le tossine in questo che modo. Sono, perché chiaramente il nostro organismo è sempre centrifugo, cioè praticamente tende ad allontanare da sé, dagli organi centrali, le tossine, quindi con le feci, con le urine, col sudore, con la forfora, eccetera, tende comunque ad allontanare. E quindi se noi ambientiamo questo scrub, favoriamo la funzione mutoriale della pelle. Quindi la doccia semplice non va bene, diciamo, ecco, io tendo a non consigliarla. Ho capito. Ecco, poi il polmone ad esempio è un altro organo importante. Noi dovremmo respirare con la parte addominale, in realtà molte volte respiriamo con la parte superiore, che è la parte meno efficiente della dinamica polmonare, e quindi non riusciamo ad espellere anche i gas volatici tossici, tipo anche l'anidride carbonica e anche altri acidi che dovremmo emettere col polmone. E poi molte volte abbiamo la respirazione bloccata perché il diaframma, vivendo tutti nella paura, avendo bloccato questo muscolo, il mantice polmonare non riesce ad andare nella parte addominale e quindi il suo funzionamento è molto ridotto. Ecco, è andata via la diapositiva. Sa perché, dottore Stori? Ci suggeriscono di fare la pausa pubblicitaria. Okay, Abbiamo già esaurito la nostra seconda mezz'oretta. Benissimo. Però ricordo ai nostri telespettatori che siamo in diretta, quindi potete anche concretamente fare delle domande relative alle vostre patologie. Magari il dottore vi può dare qualche indicazione, qualche dritta per prendere una strada un po' diversa, di cui magari tutti quanti abbiamo bisogno. Ci rivediamo fra un minuto circa, un paio di minuti al più tardi. Molto bene, ci stiamo attrezzando prima della fine della trasmissione. Voglio farvi veramente vedere il papà del dottor Gabriele Restori, il signor Bruno, il geometra Bruno. Sì. È geometra comunale, vero? Sì, lui è libero professionista. Libero professionista e che ancora lavora a 104 anni. E guida, ma guida alla sua regolare patente perché è una persona ancora molto efficiente. Sì, infatti quando e questo va, è bello invecchiare così. Quando va a fare il rinnovo della patente, quando vedono l'età, dicono allora ci faccia entrare il signore, pensando che lui sia l'accompagnatore del signore. No, ma vero, anch'io l'ho guardato sulla foto. Quando me l'hanno detto, perché anch'io abito nei suoi territori, sì, praticamente, sì. Quando me l'hanno detto... ero un po' titubante, ho detto ma siete proprio sicuri? E poi ho pensato, beh, il dottor Restori deve essere molto bravo a cudire, no, suo padre sta bene, ecco, di suo. Provvidenza. Perfetto, vediamo invece di attivare una medicina con l'aiuto proprio della fisica quantistica, una medicina che ci possa aiutare a tenere abbastanza pulito quel bidone, o perlomeno in un rapporto efficiente tra cose che arrivano, elementi tossici dall'esterno,
ma anche dall'interno, perché a volte ci anche autointossichiamo con le nostre emozioni negative. Certo, il fegato ad esempio è un altro organo muntoriale che purtroppo a causa anche dell'iperalimentazione, dei conservanti, coloranti, additivi, chiaramente si intossica e diventa grasso, quindi perde funzionalità, quindi non riesce più ad eliminare queste tossine. Che è molto importante il fegato. Soprattutto invito sempre i pazienti a controllare ciò che entra dalla bocca, evitare cibi con conservanti, coloranti. Andiamo un attimo sul concreto. Allora, lei abita a Parma, capitale della cultura, abbiamo visto proprio in questi giorni le cerimonie e assisteremo poi nei prossimi giorni a tutti i vari eventi. Parma è una città meravigliosa, con veramente molta cultura, e devo dire che però l'alimentazione, anche se ritenuta forse una delle migliori alimentazioni del nostro paese, è un'alimentazione che ha un attentato alla salute. Penso ai salumi, penso a tutto quello che comunemente viene sulle tavole. Diciamo c'è un aspetto bromatologico. I formaggi, di tutto e di più proprio. La pasta ripiena. Esatto. C'è un aspetto bromatologico importante che riguarda appunto la composizione del cibo, che è un aspetto della tossicità. Ma forse non è l'aspetto più importante. Ah, no? L'aspetto più importante è quello che viene aggiunto a questi prodotti. Per intenderci, ai cibi, quando vengono aggiunti conservanti, coloranti, additivi, varie sostanze edulcoranti, eccetera, sono tutte sostanze bloccanti. Che cosa? Bloccano praticamente i processi fermentativi, ma proprio nella loro azione bloccante bloccano anche la vita. Infatti, diciamo così, è un dato comune il riscontro che i becchini, io ho un amico becchino che mi dice, sai, adesso i cadaveri non decompongono più. Non perché siano santi, ma in realtà perché chiaramente siamo tutti quanti pieni di queste sostanze, conservanti, coloranti, per cui molte salme anche dopo 20-30 anni vengono mandate all'incenerimento perché il cadavere non decompone più. Quindi si è scoperto, ahimè tardivamente, che queste sostanze, ancorché conservare la vita, conservano la morte. E quindi l'aspetto, diciamo, bromatologico... È capricciante a questa cosa, però ci deve far riflettere davvero molto. Sì, l'aspetto della composizione è importante, ma soprattutto anche l'aspetto degli additivi. Cioè, è come se ci facessimo... una imbalsamazione da vivi. Ci facciamo un'imbalsamazione, in sostanza. Infatti è stato stimato che mediamente una persona che si alimenta senza attenzione, da questo punto di vista, con cibi un po' del supermercato, quindi non a chilometro zero, non conoscendo la persona che li produce, la qualità dei prodotti, eccetera, incamera circa 7 kg di conservanti additivi all'anno. All'anno? All'anno. Quindi diciamo una quantità che ha un certo peso. E chiaramente il nostro corpo pian pianino si cementifica, diciamo, in vita, per poi dare il suo massimo risultato da morto, ovviamente, perché l'imbalsamazione dopo è reale, dopo il trapasso. Ecco, un altro aspetto importante. Quindi la prima cosa che dobbiamo tenere presente, se vogliamo aiutarci un po', è che il cibo deve essere il più naturale possibile. Il cibo deve essere ce lo dobbiamo sempre confezionare da noi, ecco, far da noi, cucinare. Certamente, da come facevano le nostre nonne. Le nostre nonne prendevano gli ingredienti e se lo confezionavano. Solo che con la vita convulsa di oggi non c'è più l'attenzione al cibo e quindi è molto più semplice acquistare un cibo già fatto, quando è già fatto c'è già, diciamo, l'inganno, tra virgolette. Sì, tutto ciò che è industriale quindi è... Sì. Artefatto, certo. Magari minimamente per alcuni prodotti, massivamente per altri. Anche perché l'altro aspetto energetico, il cibo ha un aspetto chimico, cartesiano, ma anche un aspetto energetico, ippocratico. Cosa voglio dire? Che il cibo praticamente nella sua essenza primariamente ha un aspetto energetico, deve dare energia. Poi c'è anche l'aspetto chimico, ma in realtà deve dare energia. Se questa energia l'ha persa perché è un cibo morto, chiaramente è un cibo tossico. E purtroppo si è visto che più il cibo viene lavorato, processato con macchine, più il cibo perde energia. Quindi per dire, ad esempio, una pasta ha molta meno energia dei grani che l'hanno composta. Quindi se io mi abituo a mangiare i grani, è molto meglio dal punto di vista energetico che non la pasta che è stata trafilata, eccetera. Se dobbiamo cibarci un po' di cereali, che questi siano... Cereali in chicco, possibilmente in chicco e soprattutto appunto integrali con la cariosside, perché serve anche la cariosside. E soprattutto non la cariosside? La cariosside sarebbe l'involucro che avvolge il chicco, diciamo, ecco, che ha le sue proprietà particolari. E soprattutto cereali non OGM,
perché il problema adesso di molti cereali è il fatto che sono stati introdotti nell'alimentazione umana, soprattutto nel Nord America, i cereali OGM. Il cereale OGM cos'è? Un cereale dove è stato inserito un gene non presente filogenicamente dal creatore, e quindi noi non siamo abituati a digerirlo, dove è stato messo un gene che può essere un gene di resistenza ai pesticidi, per cui una pianta può essere trattata con più pesticidi, quindi avendo una pressione di selezione sugli infestanti maggiore, quindi garantire una resa maggiore al contadino, oppure avere altre caratteristiche. Sì, che poi non è neanche proprio vero. All'inizio gli effetti sono esaltanti, ma dopo qualche anno il terreno diventa improduttivo. Esattamente, anche perché io metto sostanze tossiche in quantità maggiore sul terreno. E questi cibi purtroppo si è visto che sono cancerogeni e infiammatori, cioè nel senso che io quando mangio una pasta che ha quantità anche minime di cibi OGM, apparentemente la pasta è buona, io dal punto di vista organolettico non la distingo, ma come arriva nel corpo crea un disastro assoluto, cioè incomincia a stimolare l'infiammazione e cronicamente poi anche i tumori. Quindi come si fa a sapere se uno ha mangiato un cibo OGM o non OGM? Soprattutto per le paste, perché adesso sono soprattutto le paste che intanto uno dovrebbe accertarsi dell'origine, se il chicco, diciamo, sono contadini che seminano sempre, diciamo, gli stessi grani, per cui il chicco OGM molte volte è sterile, no? Per cui non è riproducibile, per cui le persone che ovviamente seminano sempre il loro grano, c'è una sicurezza che non sia stata aggiunta una parte OGM, ma fondamentalmente il fatto che dopo una pasta OGM io ho l'abbiocco. Cioè, se io mangio una pasta e ho l'abbiocco, sicuramente un po', a parte altri disturbi, diciamo, di tipo organico, eccetera, personali, però in generale se io ho un abbiocco dopo aver mangiato un pasto di pasta, quella pasta probabilmente ha una parte OGM, una parte che è stata alterata. Non pensa, dottore, senz'altro, io guardi, ho sempre fatto delle grandi battaglie, oggi se ne parla molto bene dei cibi OGM, diciamo che poi siamo convinti di essere OGM free in Italia, ma in realtà i mangimi, i cereali, stiamo parlando soprattutto di cereali, noi umani mangiamo soprattutto il grano oggi, che è un grano che è già abbastanza modificato, e poi se arriverà il grano OGM siamo, come ha detto il dottore Stori, fregati, sì, in partenza. Esatto. Ma gli OGM sono già presenti nell'alimentazione animale. Esatto. Fortemente. Fortemente. Ecco. Questo cosa provoca? Provoca infiammazione nell'animale, che ovviamente libera tossine nella circolazione del sangue. Queste tossine vanno nella carne dell'animale, vanno nel latte, perché ovviamente... Stiamo parlando di bovine la maggior parte. Anche perché abbiamo perso il concetto olistico del particolare, per cui pensiamo che dando una cosa finisca solo lì. No, la cosa finisce in tutta la globalità. In tutta la globalità dell'animale, quindi viene alterato tutto il discorso. Un altro aspetto importante riguarda gli insaccati, ad esempio gli insaccati molte volte nascondono sostanze cancerogene che sono i nitriti, i nitrati, cancerogeni potenti di prima classe per lo stomaco, quindi anche i salumi dovrebbero essere esenti da nitriti, nitrati, deve esserci scritto che non c'è nitrato di sodio, nitrato di potassio, che può essere tranquillamente sostituito dalla vitamina C, ad esempio, o da lavorazioni particolari che prevedono aglio, peperoncino, altre cose, in modo che, diciamo, venga bloccata una certa fermentazione, perché ovviamente il cibo deve essere anche garantito dalle muffe, certo, che sono altri inquinanti importanti, no? Ecco, così. E quindi anche questo, diciamo, si può fare, si possono fare dei salumi senza queste sostanze tossiche. Per cui quando il salume è molto rosso alla vista, molte volte contiene dei nitrati, perché il nitrato colora la carne di rosso, per cui molte volte le ditte abbondano, diciamo così, perché la carne prende questo colore quindi rosso. Quindi mi faccia capire, dottore Stori, lei ai suoi pazienti non vieta cibi, l'importante è che siano cibi di buona qualità, in sostanza, se volessimo semplificare al massimo, e se non ci fossero truffe, perché anche in questo settore qualche truffa c'è, dobbiamo essere onesti, il biologico, il biodinamico ci metterebbero al riparo, però purtroppo sappiamo, dottore Stori, che ammalano anche le persone che mangiano in maniera molto corretta, per dire che fanno attenzione agli OGM, che mangiano biologico, insomma. Esatto. Io frequento molto i negozi e i supermercati del biologico, però non è che tutti
tutte le persone sono sane, pimpanti, esatto, anche se sono più consapevoli. Esatto. Ecco, mi faccia capire, lei e i suoi pazienti lascia libertà di... No, non lascio libertà, io tolgo sempre assolutamente il tè, il caffè, l'orzo e le bibite, diciamo, zuccherate, i succhi di frutta, quelli li tolgo proprio di default, e tolgo anche di default il latte e i latticini freschi, soprattutto. Lascio invece formaggio stagionato, 30 mesi, il parmigiano, ma sui latte e latticini freschi, anche perché il latte sarebbe un cibo per il vitello, non sarebbe un cibo per l'uomo. Ha perfettamente ragione. Ecco, il formaggio invece è un prodotto che si è molto differenziato dal latte, perché ha subito una fermentazione batterica, ha subito una fermentazione di alcune proteine, per cui diventa un altro diverso dal latte, molto più digeribile da questo punto di vista. Poi se una persona è infiammata, quindi ha problemi articolari, di infiammazioni, dolori vari, tolgo, diciamo, anche le carni rosse, fondamentalmente il cibo rosso, perché il cibo rosso ha un'energia disturbante e infiammatoria. Quindi intendi anche il pomodoro? Anche il pomodoro. Per esempio, se io voglio zuppicare e provare questa ebbrezza, mangio qualche pomodoro, certo, che tra parentesi è una delle cose che mi fa impazzire, certo, mi piace crudo, fatto a sugo, così, certo, però zoppico poi. O magari una salsa con anche additivi, per cui così viene aumentato l'effetto tossico. Ah beh sì, ecco, quelli che si comprano così, già fatte, ecco, sì. Esatto, ecco, tutte queste cose sono attenzioni che hanno una valenza importante, anche perché io, diciamo, quotidianamente ripeto errori, giorno dopo giorno, quindi non è, diciamo, il fatto che uno ha mangiato un dolce una volta alla settimana, una volta alla settimana può anche essere ammesso. La ripetizione costante nel tempo chiaramente ha una valenza importante. Guardi, dottore Storia, un classico di noi italiani, dopo se andiamo a vedere le altre popolazioni molti fanno anche peggio, però il nostro classico è il piatto di pasta asciutta a mezzogiorno. La pasta asciutta è pasta di grano, certo, magari se l'abbiamo presa al supermercato in offerta e anche con un po' di OGM. Esatto. Io lo dico sempre, non è per fare la snob, ma spendete di più nel, certo, cibo, magari spendete un po' di meno nelle cose frivole, ecco, certo, ma nel cibo bisogna investire, perché, certo, il cibo è anche salute, certo, insomma. Infatti, e poi ci mettiamo il sugo. Esatto. Il pomodoro tutti i giorni, non è che magari facciamo la pasta con le verdure, zucchine, le eccetera, esatto. Per noi italiani, bel po' di formaggio, su. Certo, va bene, certo, che lei l'ha assolto il tipo grana, insomma, certo, certo, grana parmigiano. Quello. Certo, purtroppo, diciamo così, noi la cosa che penalizza questa medicina, che è una medicina mente preventiva, sono i costi. Perché? Perché intanto, diciamo così, non è riconosciuta a livello sanitario, per cui il paziente se la deve comunque pagare. Di tasca propria. Ecco, i prodotti che vengono usati, che noi usiamo, sono prodotti anche di un certo costo. Perché? Perché prevedono una lavorazione manuale molte volte, prevedono delle lunghe procedure di operatività, e quindi chiaramente il costo finale è un costo che è nettamente superiore a una medicina chimica che, diciamo, una volta impostata una macchina che spara fuori queste compresse con una certa composizione, praticamente non è, diciamo, paragonabile il costo. E poi c'è anche il problema che il sistema sanitario nazionale, con, diciamo così, la gratuità dei farmaci, per la verità oggi sempre meno, sempre meno, chiaramente. Però parlano, ecco, di togliere il super ticket, per cui... Ecco, così ha abituato le persone a non farsi carico della propria salute, nel senso che tanto c'è quel farmaco che ho gratuitamente, quindi io posso anche bistrattare la mia salute, perché alla fine io compenserò un sintomo con un farmaco sintomatico. Certo. E quindi ha, diciamo così, messo in castigo il concetto di salute. Ha ragione. Perché tutte le cose che noi paghiamo le valutiamo, sì, le cose che non paghiamo le svalutiamo. Dico ha bene. Ragione, ecco, sì, quindi sì, c'è anche questo aspetto importante. Sì, sì. Io lo vedo questo soprattutto anche nella popolazione anziana, quanto è stato diseducativo proprio il ricorso. Sì, case ai piene di farmaci, case praticamente. Piene di straripanti di farmaci. Per lo più tossici e inutili molte volte, o perlomeno che potevano essere usati in modo diverso. Certamente. Senta, concludiamo velocemente il discorso dell'alimentazione, che comunque lei mi conferma avere la sua importanza. Assolutamente. Ecco, ma... quindi le cose confezionate cerchiamo di evitarle, se sì, possibile. Evitarle, sicuramente
conoscere anche, conoscere anche la persona che fa quel tipo di cibo, avere quasi una conoscenza diretta, il chilometro zero, sì, ad esempio. Sì, sono d'accordissimo con lei. Adesso, ad esempio, anche nella mia famiglia si è presa l'abitudine di fare la spesa ai mercatini, esatto. Puoi prendere il biologico o no, ovviamente noi preferiamo il biologico, proprio dai produttori. Esatto. E vi garantisco che la qualità è eccelsa, quasi sempre proprio verdura e frutta meravigliosa, ma anche il discorso che è proprio il contadino che te la, esatto. che te la porta, esatto. E quindi non c'è tutto il passaggio, la commercializzazione, esatto. Insomma, perché più passaggi ci sono, più il cibo perde energia, e l'energia è la cosa più importante. Lei mi sottolineava, poi è un'economia che dobbiamo sostenere anche eticamente, moralmente, sì, dobbiamo sostenerla. Certo. Io personalmente, anche io preferisco le botteghe che adesso purtroppo stanno chiudendo, stanno per problemi anche di fiscalità, tasse, eccetera, eccetera. Sta per sparendo dare poi, un mondo che io mi ricordo da bambina, era veramente, le città erano bellissime, esatto, piene di negozi. Adesso curiosi. Stanno prendendo solo i centri commerciali, dove praticamente questa dimensione umana, anche di qualità, sicuramente viene persa, perché non può essere copiata sic et simpliciter. Quindi siamo tutti obbligati a dare invece importanza, anche se uno paga qualcosina in più, ha una qualità in più, e poi mantiene vivo un tessuto sociale e produttivo importante, da cui noi tutti siamo derivati fondamentalmente. Eh sì, perché noi siamo tutti figli di una civiltà che era una civiltà contadina. Esatto, ecco. Esatto, che va sostenuta assolutamente. Va bene, quindi ritornando per concludere, l'alimentazione lei non è di tipo, non lo so come posso dire, non esclude tassativamente, ad esempio io vivo quasi sempre senza glutine, perché io ho il terrore proprio del glutine e allora, anche del latte. Il glutine, diciamo, è una proteina strutturale del grano che ha una funzione, diciamo, di durezza fondamentalmente, sì, quindi sì. È dura anche da digerire e quant'altro. Il problema è che con questa modificazione OGM la quantità di glutine è stata esportata sempre più in alto, perché dava sempre di più delle farine corpose, farine molto solide praticamente. Per l'industria è una manna, è una manna, naturalmente hanno una resa meravigliosa. Esatto, non collassava il prodotto, e quindi chiaramente, però questo aver aumentato il glutine al di là della soglia stabilita dal Padre Eterno ha portato a chiaramente dei disastri. All'eccesso. Io penso che tanti casi di celiachia oggi, ma anche di sensibilità al glutine, debbano far riflettere. Esatto, poi c'è anche l'aspetto psicosomatico, perché il glutine rappresenta anche la legge, e quindi molte persone che hanno problematiche col glutine hanno problematiche con la legge, con le imposizioni e che anche con la figura paterna, ma questo è un altro campo, diciamo, che riguarda la psicosomatica del cibo, sì. Mentre il latte rappresenta la mamma, infatti il latte è, diciamo, l'aspetto materno, sì, il glutine rappresenta, diciamo, in senso archetipico, la figura paterna, sì. L'autorità. Ecco, l'autorità, ecco. Quindi può essere. Molte volte. Benissimo. No, quindi grande attenzione, grande e sobrietà, perché poi ho visto nella slide prima che diceva neanche un eccesso, perché insomma naturale, mangiamo di più di quello che in realtà. Assolutamente l'eccesso, anzi, diciamo che adesso si propugna molto il digiuno. Diciamo che gli ultimi studi documentano come un digiuno di 16 ore sia quello intermittente, ma sa che si sta bene. Io ho provato a farlo quando ci riesco, perché poi davanti alla televisione ti prendono certe fami estreme verso le 11 di sera. Esattamente. Però si questo digiuno, diciamo, è importante, per cui la colazione, ad esempio, sarebbe da saltare, perché saltando la colazione uno può mantenere queste 16 ore di digiuno giornaliero, che permettono all'organismo di recuperare lo stress del cibo, perché comunque il cibo è sì necessario, ma in realtà è un aggravio per l'organismo, è un lavoro, è un lavoro, quindi il lavoro produce usura, produce radicali liberi, produce tossine, quindi produce inquinamento, ovvero sia anche invecchiamento. Quindi diciamo che meno mangiamo e meglio stiamo. Quindi ogni tanto questi piccoli digiuni. Sì. Adesso io non lo so, secondo lei, dottore Stori, il cosiddetto digiuno intermittente andrebbe fatto prolungato per sempre, quindi imparare o eliminare un pasto, insomma, ma che come dicevano tanti altri medici. Assolutamente da noi. Direi di sì, assolutamente direi di sì. Tutti gli studi che sono stati fatti sono assolutamente positivi per questi aspetti. Ho sbirciato nel suo curricula, dove tra parentesi devo dire che ho visto che lei ha sempre avuto voti eccellenti, cioè proprio
da primo della classe, fin dall'origine dei suoi studi, però visto che lei è stato anche ricercatore e ha fatto anche uno studio curioso sui conigli, li ha fatti ingrassare molto, questo con finalità di ricerca cardiologica però, quindi anche è ovvio, basterebbe andare negli ambulatori dei veterinari al giorno d'oggi e non ci sarebbe bisogno più di fare certa ricerca anche troppo cattiva. Apro l'inciso, a Parma stanno facendo quella cosa su, per gli occhi, sulla visione cieca, sì. Per me è una nefandezza, quindi appoggio Parma Etica, chiudo la parentesi. Sì, sì, allora, indubbiamente. Ecco, invece lei come li ha trattati i suoi conigli, allora, dottore Stori? Indubbiamente sono stati trattati con una dieta ipercolesterolemizzante, per cui piangevano colesterolo, loro che hanno mediamente 60 mg decilitro di colesterolo, arrivavano a 2500 mg. Cosa gli dava prevalentemente? Davamo dei grassi saturi, davamo dell'olio di cocco, dell'olio di palma, tutti i grassi che adesso speriamo vengano... Ci sono vengano... nelle merendine, ecco, dei nostri bambini. Merendine, esatto, benissimo. Il colesterolo da 60 arrivava su 2500, quindi loro piangevano addirittura colesterolo, questi animali, quindi le arterie si imbibivano assolutamente di questo stressore importante. Quindi è la dimostrazione che anche... Assolutamente sì. Noi siamo mammiferi, quindi sì. Voglio dire, cioè, sì. Se mangiamo troppo, ecco, poi c'è appunto, volevo stressare anche un attimo il concetto energetico del cibo, perché l'organismo primariamente, ancora prima dei nutrienti del cibo, si ciba e prende l'energia del cibo, per cui se noi mangiamo un cibo morto, quel cibo non ci è utile. Quindi il cibo vivo è il cibo che è attaccato alla vita, quindi quando io prendo un vegetale, se lo mangio dopo 4-5 giorni, è un cibo morto. Purtroppo dovremmo mangiare dei vegetali e della frutta massimo dopo 2 o 3 giorni dalla raccolta, perché come lei sa anche quando noi moriamo il cuore si ferma, dopo pochi minuti noi non possiamo tornare alla vita, perché inizia un countdown alla rovescia che porta a una degenerazione strutturale dove noi perdiamo energia, infatti diventiamo morti. Così sì, anche la mela. La morte cos'è se non proprio la perdita, esatto, totale di energia. Dell'energia. Quindi praticamente la mela staccata dalla pianta e mangiata al massimo della sua azione. Se io la mangio dopo 6 mesi e ho tenuta nel frigo, come si fa di prassi, praticamente sono solo calorie, diciamo, vuote dal punto di vista energetico. E quindi, e questo spiega anche perché i vegetariani che magari mangiano solo cibi, perché lei mi faceva diceva appunto sì, dei vegetariani, che vedo ammalare anche le persone, ecco, che apparentemente mangiano bene. Esatto, che mangiano bene, ma purtroppo mangiano un cibo morto, dovrebbe essere un cibo vitale. E per un cibo vitale, appunto, ci sono delle tecniche per vitalizzare il cibo, certo, eccetera. Adesso questo è un argomento. Ah, sì? Sì, esatto. Ci sono lei sa dare anche vitalità a un cibo morto, quindi? Sì. Sì? Sì. La prossima volta che la invitiamo ci farà esempi pratici, okay. Allora, dottore Stori. Quindi questo aspetto è importante per la salute, ecco. Sì. Quindi il digiuno e la vitalità del cibo, è molto importante. Digiuno e vitalità del cibo. Terremo conto, ha ragione. Senta, io ho visto che lei qui in scaletta ha citato anche l'epigenetica, che è un argomento molto interessante, al giorno d'oggi direi che ha acquisito la sua importanza. E poi c'è un concetto che ci deve assolutamente spiegare, quello del piano inclinato dall'orizzontale all'obliquo. Mamma mia, esatto. Io ho rinunciato a fare le ricerche anche su internet. Esatto. Parliamo un po' di questo aspetto. Allora, diciamo che l'epigenetica è tutto ciò che ci circonda. Cioè praticamente tutto quello che avviene in quel famoso bidone che avete visto nella diapositiva rappresenta l'epigenetica. Ah. Quindi l'epigenetica rappresenta il bisfenolo che abbiamo nelle plastiche, che noi prendiamo costantemente quando prendiamo cibi che hanno avuto un contenitore di plastica. Ha visto, adesso l'hanno anche quantificato in grammi di quanto ne ingeriamo ogni mese. Ecco, che è un cibo cancerogeno anche. Cioè una sostanza cancerogena è un equivalente ormonale, per cui provoca anche alterazioni ormonali, nel senso che è simile agli estrogeni, quindi femminilizza, è un interferente endocrino, quindi porta a una femminilizzazione maggiore anche nell'uomo, quindi favorisce la trasformazione un po' in senso femminile dell'uomo, che perderebbe la sua valenza maschile anche, fra parentesi. Pensiamo a tutte le bottiglie di plastica che vengono usate per l'acqua minerale, ecco, mi raccomando, smettiamo di usare le bottiglie di plastica, eventualmente la bottiglia in vetro, ma non la plastica. La plastica, vedete il disastro che ha ragione, fatto, sa che mi fa accapponare la pelle, perché io predico bene, come molti razzolano male, uso quindi, anch'io l'acqua in le bottigliette. Abituiamoci anche a prendere i prodotti sfusi. Compriamo le taniche per tenere, come si chiamano, le piccole.
I contenitori, insomma, sì, ecco, è giusto, al posto delle bottigliette, perché molti li vedo andare in giro ancora con la bottiglietta di plastica. Deve essere una bottiglietta in acciaio, che è un prodotto tossico, o in vetro. Oh, ecco, non mi viene, sì che le ho regalate anche tutti i miei nipotini. Sì, sì, queste bottigliette dove uno porta l'acqua, diciamo, ecco. Sì, ma non prendiamo bottiglie con l'acqua in plastica, insomma, perché sicuramente è una cosa negativa per l'ambiente e negativa per noi. Quindi, dottore Stori, distruggiamo un'industria, lo sa che è un dibattito politico molto effervescente. Esatto, però questo dovremmo sostituire con la carta, con altre cose, esatto, ma la plastica ormai ha fatto già troppi disastri. Sì, pensiamo alle microplastiche che prendiamo nella carne dei pesci, eccetera, eccetera, perché poi questo nel concetto olistico, ippocratico, non cartesiano del particolare, queste cose fatte all'ambiente ritornano a chi le ha, al mittente. Ma guarda caso, lo vediamo nei telegiornali, appunto, lo vediamo proprio. Sa l'ottica, che siamo già in pubblicità. Sì. Senta, alla ripresa parliamo subito di epigenetica, ce l'ha spiegata nella maniera più semplice possibile, ma è vero. Ma il piano... Il piano inclinato. Cos'è? Lo dobbiamo sapere dopo la pubblicità. Allora abbiate pazienza, cari telespettatori, ho sentito squillare qualche volta il telefono, approfittatene, nell'ultima parte che andremo a attivare fra un pochino avremo anche questa possibilità. Vi aspetto. No, stavamo di nuovo parlando col dottore Stori di quanto sia importante fare i piccoli digiuni e così abbiamo risposto direttamente al signor Simone che ci ha chiamato da Perugia, che voleva sapere appunto l'opinione di un medico come lei. Ottima, fate come me, quando potete saltate la cena e dormirete bene, benissimo, sonni proprio profondi. Allora, adesso lei ci finisce il concetto e poi rispondiamo. Sa che io non credevo proprio, stasera ho detto, ascolteranno, resteranno un po' perplessi, invece no, sa, hanno chiamato facendo domande concrete molto intelligenti. O che io ho il pubblico più informato del mondo, o che la gente, c'è una buona parte di persone che anche sui temi della salute, della vita in generale, hanno un po' di profondità. Ecco, il problema purtroppo è che noi oggi viviamo un sistema che è contro la vita totale. Noi siamo in un sistema che è totalmente contro la vita. Questo bisogna dirlo e bisogna anche concettualizzarlo, perché non c'è nulla nel nostro sistema che favorisca la vita. Pensiamo al 5G, pensiamo al 4G, già la dottoressa Mazzini a Bologna ha documentato come queste onde siano tossiche e cancerogene. E noi ci onoriamo di collaborare con il suo centro. E non ci è stato chiesto se lo volevamo o non lo volevamo, è stato diciamo così impiantato così. Praticamente noi viviamo in uno strano paese dove se uno ruba una mela ha 4 anni per direttissima di carcere perché aveva fame, ha rubato una mela 4 anni per direttissima. Se uno monta una sostanza nell'aria che risulta cancerogena per un po' popolazione, addirittura senza una sperimentazione, la rende operativa, lo può fare tranquillamente. Quindi questa è una cosa che la metto lì sotto gli occhi di tutti. Ragione, insomma, che è una cosa... poi dobbiamo andare su cose pratiche, concrete. Cioè, esatto. Io a volte assisto alle trasmissioni proprio di politica e mi chiedo, ma queste persone che ci devono governare, che devono compiere tutelare delle scelte per noi, ma quanto sono consapevoli di certti disastri, di certi danni? Sono appunto ancora nell'ottica materiale della fisica meccanica che parte da Cartesio, ha focalizzato nel particolare, non nel generale, nell'interesse personale, non nell'interesse della globalità. No. E quindi questo ha prodotto appunto questo dissesto che appunto noi chiamiamo epigenetica. Certo, ha prodotto l'ILVA, ha prodotto tutte quelle belle situazioni italiane, non parliamo nel resto del mondo perché ci sono paesi che sono anche peggio del nostro, però certo, quindi noi dobbiamo capire proprio di visione di questa cosa fondamentale, che noi viviamo in un sistema contro la vita. Quindi, essendo in un sistema contro la vita, è ovvio che dobbiamo fare qualcosa per la vita. Questo è evidente. E quindi torno un attimo qui alla cosa, illustro anche il concetto del piano inclinato. Sì, una curiosità magari anche molto importante, non mi rendo conto. Nel senso che la vita
prima appunto di questa visione cartesiana materialistica della vita, si svolgeva normalmente in un asse, diciamo, orizzontale, dove avevamo una fase, diciamo, di stress e una fase di recupero, una fase di stress e una fase di recupero. Praticamente, diciamo, questa era la simpaticotonia, la parasimpaticotonia della vita, era una fase orizzontale, tutto era in equilibrio, tutto il sistema era praticamente in un suo equilibrio profondo. Poi è arrivata l'epigenetica, quindi è arrivata l'epigenetica che ha fatto alzare questa asta, per cui praticamente noi ci troviamo non in un sistema orizzontale, ma in un sistema, diciamo, Kaizen, dicono i giapponesi, dove siamo su un piano inclinato, dove la nostra essenza è rappresentata da questa pallina, che se non fa qualcosa per stare attaccata al sistema, immediatamente vola giù. Non siamo più in orizzontale, dove la vita corre in equilibrio, siamo in un disequilibrio perenne. Quindi cosa vuol dire? Che io devo fare costantemente, tutti i giorni, ma io personalmente, non cose che mi ha detto il Ministero, che ha detto che il Ministero purtroppo non si interessa di prevenzione, quindi basta vedere gli alcolici, i tabacchi, eccetera. No? Devo fare io qualcosa, devo essere io ad assumermi la responsabilità della mia salute, devo investire io un grant, dei denari per la mia salute, perché devo stare attaccato al piano inclinato, se io lascio, scende. Cosa vuol dire? Che io avevo un patrimonio genetico e delle risorse che mi potevano permettere di durare fino a 120 anni, quindi uno parte con una bella riserva. Se io non prendo atto di questo, usuro rapidamente queste scorte e mi trovo nel mezzo del cammino di nostra vita che sono già alla fine. Ecco perché noi abbiamo malattie croniche o degenerative a 30 anni, a 20 anni, a 25, che è una cosa pazzesca. Gravi. Perché noi siamo su un piano inclinato. Ecco perché dobbiamo prenderci cura primariamente noi stessi della nostra salute. E cosa bisogna fare? Beh, bisogna fare fondamentalmente due tipi di terapia. Diciamo che questo è come, diciamo, volendo rappresentare una casa su una frana. Noi siamo l'equivalente di una casa su una frana. Abbiamo un terreno franoso e a un certo punto si apre il tetto della casa. Allora una persona sprovveduta potrebbe dire, senti, ripariamo il tetto perché piove. Benissimo, ma se la casa è in frana, il tetto riparato non serve. Io devo fare prima delle palificazioni quotidiane alla casa, devo fermare questa frana e devo mettere un fermo qua, poi posso andare a riparare il tetto. Allora c'ha un senso, il sistema tiene. Ma se io riparo il tetto e la casa continua a franare, il tetto si riaprirà dopo poco tempo. Quindi la terapia è prevista, una terapia, diciamo, che io chiamo basal therapy, fondamentalmente, dove una persona, diciamo, parte a uno 0% di performance, poi facendo delle cose, tac, tac, raggiunge il suo 100% di performance. Cosa vuol dire? Che beh, deve fare un'alimentazione, un'integrazione, un'attività fisica, un tipo di acqua da bere, discorso sul sonno, eccetera, eccetera. Cioè praticamente superando vari step, vari gradini, raggiunge uno steady state, cioè una stabilità. Quindi se io questa stabilità la mantengo, posso essere, diciamo, in un equilibrio buono. Sì, più tolgo, poi la salute è proprio equilibrio, stare in equilibrio. Poi se nonostante l'equilibrio io ho un problema, farò delle terapie spot, cioè delle terapie spot che mi rimettono in sesto. Ha voglia di rispondere a una telefonata, dottore Story? Sì. Perché ce n'è già una in attesa, sì. Ne sono arrivate di belle. Sentiamo, pronto? Sì, pronto? Buonasera signora. Ah, buonasera, sono Paola e l'intervista mi ha suscitato una domanda. Paola da Rimini? Sì, Paola da Rimini. Purtroppo mi trovo in una situazione di malattia grave perché c'è di mezzo un mieloma multiplo curato già da tanti anni, è una malattia che so benissimo che si ripresenta anche dopo cure importanti e via, e così nel corso degli anni è stato. Mi domandavo se oltre, poiché questa malattia, come tante altre malattie cancerogene, devono seguire un percorso di medicine e vari trattamenti molto molto pesanti, se non ci sono altri aiuti che possano alleggerire l'organismo o comunque supportarlo per tenere a bada questa malattia che ha bisogno, a quanto pare, solo di medicine di questo genere.
Nel mio caso, e mi ritengono tutti quanti fortunata, io uso anche l'energia del Reiki, la meditazione via, ma non so se devo anche trovare nell'ambito della epigenetica altre cose che mi possono aiutare. Bene, abbiamo capito, quindi la abbiamo ringrazio. Una paziente che ha una signora che ha una patologia importante, ecco, e vuole sapere se si può integrare. Diciamo che la signora Paola è obbligata a integrare, ecco. Diciamo, va bene queste tecniche energetiche, ma io farei anche qualcosa di più vicino, appunto un'alimentazione più puntuale, precisa, perché sicuramente il cibo è un impattante importante. Poi l'uso anche di integratori, perché noi abbiamo un'alimentazione di per sé povera, perché o è lavorata tanto o comunque è stata conservata tanto e quindi ha perso energia, quindi aggiungere alla terapia che sta facendo anche degli integratori vitali che possono migliorare l'aspetto energetico, perché tutte le patologie equivalgono a una perdita di energia. Quindi tutte le tecniche che io utilizzo, dall'attività fisica all'alimentazione vitale, alle tecniche salutistiche e quant'altro, eccetera, che mi aumentano l'energia, hanno un'azione terapeutica profonda, sulla quale i farmaci poi hanno una base di appoggio per avere un'azione anche maggiore. Quindi lei obbligatoriamente lei deve fare un'integrazione. Non c'è una contraddizione o un effetto collaterale da questo tipo di integrazioni. Infatti noi parliamo di una medicina integrata, dove l'aspetto diciamo sintomatico e l'aspetto causativo vengono congiunti e coniugati in una percentuale alchemica diciamo ottimale. Perfetto, infatti sento spesso dire che non è che questi integratori, questi farmaci più rispettosi, più naturali siano interferenti per quanto riguarda le terapie, quelle convenzionali maggiori per queste patologie. No, poi, anzi, sono sinergiche nella cura. Per assolutamente, cui... sinergiche e potenzianti. Sì. Poi la signora, come in tutti i casi, dovrebbe risalire anche la causa psichica della problematica, perché ogni malattia ha anche il versante psichico. Il versante psichico è il programma che nel cervello subconsciente del paziente elabora la malattia o produce la malattia o manifesta la malattia, quindi primariamente devo anche andare a ricercare lo psichismo di questa malattia che una volta spento diciamo può favorire un certo risultato terapeutico. Bisogna farsi aiutare dalle persone giuste, dai medici. Oggi ce ne sono molti, per fortuna. Sì, ricordo quando ho incominciato a interessarmi attraverso le letture di alcuni libri anche banali di Jane Fonda, che parlava di questi suoi medici in Inghilterra, e dicevo, mamma mia, ma in Italia non arriveranno mai. Sì. Invece abbiamo veramente la possibilità di farci aiutare. Soprattutto anche perché la malattia è sempre comunque una malattia individuale, quindi la malattia individuale prevede un inquadramento individuale, perché la prego, malattia... Intanto attiviamo un'altra telefonata se volete. La malattia è diciamo una sommatoria di un aspetto di malattia più un individuo più un ambiente. Uguale malattia. Malattia individuale. Quindi ci sono vari campi da indagare. Quindi ci sono varie cose da considerare e quindi ecco perché ogni malattia è una malattia dell'individuo e non è una malattia del protocollo. Il protocollo può dare un'indicazione, può dare un indirizzo, ma non può essere solo il protocollo. Io devo valutare l'ambiente, devo valutare lo psichismo, devo valutare l'alimentazione, diventa una malattia, una terapia specifica della persona. Sì, certo, mi è piaciuto molto il fatto che lei abbia parlato anche di origine psichiche di malattie gravi, perché è stato bistrattato il dottor Hammer. Ecco, adesso io non dico che se avete un cancro vi dovete curare con la medicina di Hammer, ma non è tutto da buttare via. Assolutamente no. Guarda caso il cervello sta in alto perché controlla, evidentemente, se no l'avrebbero messo in basso, no? Ecco. Sì, dopo poi ci stanno tutte le altre cose. Poi Hammer non era un medico omeopata, era un medico tradizionale che semplicemente aveva osservato come all'attacca... E aveva vissuto esperienze drammatiche, come mi pare abbia vissuto anche lei, no? Esatto. Per un figlio, dottore Story. Esatto. A volte sono proprio queste cose della vita che ti fanno poi, dolorosamente, ma capire molto di più.
Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, buonasera, sono Maria Grazia, buonasera. Da dove ci chiama Maria Grazia? Da Castello d'Argile, Bologna. Bologna, benvenuta signora. Dica. Sì, grazie mille. No, niente, allora io purtroppo non ho dovuto smettere di seguire la trasmissione, quindi non ho potuto seguire il dopo, insomma. Comunque la mia domanda era questa, era comunque un appunto e volevo più che altro un confronto. Cioè sapere se medicina tradizionale e medicina olistica possono convivere? No, questo sicuramente, che si è formata un po' questa dualità tra medicina olistica e medicina tradizionale e comunque magari anche l'integrazione, comunque integrare e fare un po' l'uno e un po' l'altro per cercare di vedere, comunque l'uno non esclude l'altro sicuramente, certo. Però al di là di questo, perché molte volte succede che quando uno si ritrova comunque in questa condizione, ecco, diciamo che non sa, insomma, cerca di guardare le cose a 360 gradi e prendere un po' dappertutto per vedere comunque appunto le cose a 360 gradi. Sì. Però io mi chiedevo, in questo senso, quanto non sia il fatto, perché diventa tutto un calderone, allora uno dice, allora questo così, quello con la e si tende a cadere magari in determinati schemi che ci sono sia, penso, a livello olistico che a livello tradizionale, per cui il fatto di mettersi proprio in ascolto e di fare comunque quello che uno si sente, a prescindere da quelli che possono essere i consigli, che uno è bene, che comunque tenga in considerazione, che prenda informazioni, che si consulti, e quanto però sia importante la relazione tra comunque chi dà questi consigli e chi invece è nel problema. Certo, quindi quindi proprio la relazione tra il medico, no? tra comunque il professionista, sì, certo, e in questo caso il paziente, certo, e il come, e questa relazione comunque può andare avanti, certo, a determinare anche molto probabilmente il, tra virgolette, successo comunque della terapia, cura, sì, diciamo, della cura. Certo, infatti quindi io quanto avevo una sì, diapositiva, se sì, si può vedere, non so, c'è il rapporto, una diapositiva che parla di come cambia, come deve cambiare il rapporto medico-paziente, non so se la possiamo vedere. Sì, siamo proprio quasi in conclusione, ecco, però giusto, ecco signora, lei ci ha proprio, ecco, Maria Grazia ci ha dato l'occasione per parlare di questa cosa, cambiare, grazie, il tipo di alleanza, cioè sicuramente il medico deve acquisire umiltà, perché va a curare un paziente di cui conosce pochissimo, di cui assolutamente non può intuire i fini meccanismi che regolano la sua biologia, deve usare molto l'intuizione anche, perché è un aspetto importante, avere una visione olistica, stop ai protocolli nel senso deleterio del termine, nel senso devi fare questa cura perché tutti fanno così, ecco, questo è un aspetto deteriore del protocollo sicuramente, passare da una medicina curativa a quella preventiva, io devo agire preventivamente più che curare, prevenire meglio che curare, avere la conoscenza adeguata, dalla soppressione alla cura, quindi usare i farmaci soppressivi solo quando servono, ma poi andare sui farmaci curativi profondi, pulire il paziente, drenare il paziente, dare un sostegno al sistema e soprattutto bonificare l'ambiente, perché abbiamo visto che la malattia nasce in un ambiente, nasce in un nido tossico, nasce in un nido di malattia, quindi se il paziente rimane in questo nido non modificato, chiaramente ha le sue coordinate patologiche. Quindi ambiente, lei intende un ambiente fisico? Ambiente fisico, anche ambiente di sociale, ambiente relazionale, certo, tutto quanto, no? Per cui la malattia è anche una risposta non resiliente all'ambiente. Lo chiama, ecco, ancora benattia? Diciamo sì, benattia. In infatti, passato mi ricordo mi aveva sconvolto con questa cosa, benattia. Esatto, che non è non un nome di un mio maestro, dottor Monsellato, che appunto l'aveva etichettata giustamente benattia. Nel senso che la malattia in questo senso è un avviso, benefica, perché è un avviso, perché ci deve scuotere. Esatto, ecco. Quindi grazie anche alla signora che ci ha appena chiamato. Non so, mi piacerebbe, ci sono delle belle telefonate, ad esempio la signora Franca da Pavia che parlava di noduli alla tiroide con valori del sangue normali. Ecco, sì, medicina quantistica è piaciuto molto come termine. Tutti vorrebbero curarsi con questa nuova medicina, ma
Ma guardate che è una medicina che tiene conto di tutto il sapere, ad esempio anche delle medicine, quelle orientali, quelle certo, millenarie cinesi, diciamo, quelle energetiche, quelle ayurvediche. Certo, ecco, perché mentre ad esempio la medicina, diciamo, tradizionale usa solo i farmaci, quindi ha solo un arco, ha solo una freccia all'arco, la medicina, diciamo, quantistica ha l'omeopatia, l'omotossicologia, la floriterapia, l'alchimia, la biorisonanza, tecniche energetiche, reiki, quant'altro, quindi ha tantissime, c'è una biblioteca, diciamo, enorme di modi di poter trattare il paziente. E infatti, guardi, molti anni fa avevo conosciuto un certo dottor Dobrea. Ah sì, conosco. La conosce anche lei? Sì, ma ancora in Italia o è ancora in India? A Milano, diciamo. È ancora nel milanese. Sì, nel milanese, bene, sì. Mi fa piacere sapere, sì. Lo cercherò allora. Sì. Mi ricordo che fu il primo a introdurre certi argomenti e mi ricordo che curò un membro della mia famiglia con dei cerottini che contenevano delle informazioni. Siamo rimasti molto scettici, ma invece funzionavano veramente. Allora, quindi ricordiamo che l'organismo, nel suo fine meccanismo, utilizza le microdosi. Adesso si parla di low dose medicine, cioè praticamente medicina di bioregolazione, dove le sostanze più potenti sono le sostanze più infinitesimali. Ricordiamo che dove c'è massa c'è soppressione, dove c'è l'inverso della massa, quindi dove c'è poca massa, c'è invece regolazione e attivazione. Si chiama ormesi in senso quantistico questa definizione, però diciamo l'organismo nei suoi fini meccanismi è regolato da una quantità infinitesimale di sostanze, ad esempio il TSH, che è un ormone che stimola la tiroide a produrre gli ormoni tiroidei, è in diluizione centesimale, è in diluizione alla 5TCH, diciamo. E funziona? Quindi, e funziona assolutamente, quindi noi abbiamo oggi già, ho sentito ragazze giovanissime che già sono in cura con l'Eutirox, certo, è un disastro. Certo, noi abbiamo già l'omeopatia di dentro, perché il TSH è in diluizione omeopatica. Se io vado a fare un dosaggio del TSH in un laboratorio, è in diluizione omeopatica, sarebbe la 5CH. E allora mi spieghi, quindi lei che conosce bene il sistema, dottor Restori, mi spieghi perché c'è questo accanimento verso l'omeopatia, verso queste medicine, me lo spieghi, perché ho ricevuto anche una lettera in cui sono stata insultata dicendo che io porto in trasmissione dei ciarlatani, degli millantatori, ecco, ma come si fa? Ah, guardi, questo fa sempre parte di una visione riduzionistica che vede l'aspetto materico e non l'aspetto generale. E siamo ovviamente al punto di partenza. Allora, diciamo che adesso chiaramente è gioco forza dire che i farmaci vengono usati per i malati, quindi diciamo il malato rappresenta comunque una fonte di reddito per l'industria farmaceutica. Voler volare, questo è un dato di fatto. E quindi il malato, diciamo, in una certa ottica, se vogliamo materialistica, deve essere un po' curato, ma rimanere comunque sempre un po' malato, e quindi questo può essere uno dei motivi per cui c'è questo contrasto, proprio perché è una visione materialistica e non spirituale del discorso. Per cui anche il medico ha una funzione quasi sacerdotale. Nel Siracide è proprio definito quasi un sacerdote che ha ricevuto da Dio, dalla conoscenza eccetera, la capacità di portare alla salute i suoi simili, quindi è come una figura di passaggio, diciamo, ermeneutica di una conoscenza divina che riporta la persona che è uscita dal suo percorso nel percorso che gli è stato tracciato all'inizio. Ecco. Con queste bellissime parole, con questa riflessione sulla figura del medico, dobbiamo concludere, però ci faccio due regali. Uno, ci mostri il suo padre, che in regia mi pare che dovrebbero, sì. Eccolo qua, sì, non solo vediamo il padre, ma vediamo anche il suo bambino, esatto, vero, sì, esatto, dottore Restori, perché esatto, lei sì. È neo papà, esatto, di nuovo papà, esatto, perché sì, mi pare esatto, abbia anche sì, i figli esatto, più grandi. Sì, e questo esatto. Bel signore, perché è veramente bello, di pelle, di lineamenti, sì, di tratti, sì, è il signor, è il geometra Bruno, che è il papà di 104 anni. Sì, quindi esatto. Questo è un regalo che faccio anche alla mia mamma, esatto, che vuole campare bene così. Ecco, lui ha sempre lavorato molto, ecco, ha sempre sì. Lavorato molto, ha sempre stato, diciamo, non ha evitato gli eccessi, non ha mai fumato, bevuto eccetera, immagino. Però ha sempre lavorato moltissimo e tuttora sta lavorando ancora, perché la patente gli serve per andare a
Esatto, mi hanno detto che va in esatto, comune, no? Esatto, lui esatto, si fa tutte le sue sì, cose, esatto. Un geometra. Bene, l'altra cosa che le chiedevo, stiamo vivendo tutti un piccolo dramma, perché questa è una cosa di solito molto risolvibile, delle influenze. Ecco, infatti una telespettatrice, sempre da Bologna, stasera Bologna ci ha proprio regalato della sua attenzione. I virus dell'influenza si possono combattere con sistemi, con ecco, rimedi omeopatici, ma, allora, farmaci alchemici, che ne so. Allora direi di sì, nel senso che tutte queste cose che noi abbiamo dall'epigenetica, che è quella che ci ha alzato l'asticella, no? Che prima sì, era orizzontale, alla e fine adesso ci ha messo tutto ecco, in condizioni ecco, di... Ecco, questa asticella... Siamo in chiusura, che, mi che raccomando, da, un che da disegno così breve. È diventata così, cosa ha una funzione, non è che... ha una funzione evolutiva, nel senso che io superando la difficoltà evolvo, superando la difficoltà evolvo, quindi la evoluzione passa dalla difficoltà, quindi deve passare da una battaglia, deve passare da una lotta, deve quindi passare, dobbiamo fare l'influenza, deve fare un conflitto, deve fare qualcosa, il problema è che io devo avere le armi giuste, devo essere forte, devo essere più forte dell'aggressore, quindi io stresserei più che combattere l'aggressore, devo essere io con le mie forze in grado di abbattere l'aggressore, ovvero sia come? Facendo l'alimentazione giusta, prendendo integratori, bevendo l'acqua giusta, bevendo l'acqua giusta, evitando i tossici, facendo anche il pensiero giusto, perché abbiamo visto che il pensiero giusto, allora l'organismo è in grado di affrontare la battaglia e non c'è la necessità di fare un vaccino. Quindi non ci regala niente, non nessuno. Non c'è la necessità di fare qualcosa che abbattono, sempre questa aggressione verso l'esterno. Io un po' di lisozima però glielo ecco, darei, non sì, so, male ecco, non prodotti, sa. Ecco. Prodotti naturali, naturali sicuramente che possono essere utili. E non mi scrivete per chiedermi dove si trova, perché potete far fare galenico dal vostro farmacista oppure sì, prendete l'isozima classico che c'è. Certo, certo, che è una immunità naturale, sì, quello fa parte dell'immunità naturale. Oppure come fa mia figlia, compra quello per industria alimentare che sì, sì, purtroppo si stessa sempre all'esterno invece di potenziare sì, le difese no, della ma persona. Ma hai ragione, cioè l'umanità ha sempre... quasi sempre superato le influenze, dopo per l'amor del cielo ci sono state quelle sì, c'è anche epidemie tremende. Che ha avuto problemi, ecco. Però diciamo il sistema immunitario si è evoluto tramite il conflitto costante con aggressori esterni che ha superato, quindi la battaglia è una parte dell'evoluzione, non c'è crescita se non c'è battaglia, se non c'è diciamo, ragione, difficoltà, la difficoltà che fa crescere fondamentalmente. Io la ringrazio moltissimo, adesso abbiamo concluso, prego. Avete visto, abbiamo parlato anche di concetti difficili, addirittura siamo entrati nel mondo della medicina quantistica, non abbiamo visto i padri, ma insomma non mancherà un'altra occasione, torni a trovarci. Grazie. E ci dimostrerà anche come si fanno queste cose, come si energizza il cibo eccetera eccetera, e ringrazio anche tutti quelli che hanno chiamato, che hanno fatto poi domande molto pertinenti, quindi vuol dire l'argomento è stato capito, apprezzato e sono molto soddisfatta, ecco, questa è la grazie, mia risposta a tutti i detrattori e queste trasmissioni spero che anche voi diano un po' di coraggio per affrontare la realtà che non è semplice, sia quella delle malattie ma anche la realtà di vita. Perché c'è comunque un mondo sia di medici, di ricercatori, di persone comuni come noi che hanno una visione un pochino più profonda del mondo. Ecco, tutte queste cose che sentiamo, che sembrano importantissime, non lo sono perché alla esatto, fine... È una mistificazione. Esatto. Alias depistaggio. Ma c'ha ragione, sa. Va bene, dai, che anche in questo nuovo ciclo di Medicina Amica cercheremo di crescere un po' insieme, di rafforzarci, ecco, di fare una medicina preventiva, come ha detto il dottor Restori. Ecco, anche perché, finisco solo con questo, diciamo noi abbiamo sempre davanti due strade, o la conoscenza, la causa, eccetera, o la sofferenza. Quindi a noi scegliere se la sofferenza o la conoscenza. Si va per la conoscenza. Direi che è meglio. E quindi vi do appuntamento ancora fra 7 giorni con Medicina Amica. Ma anche tutti i nostri altri programmi sono bellissimi. È modesto dirlo, però sono degni di essere guardati ogni sera. Grazie ancora. Buonasera. Buonasera, dottore Storia.